Buonasera, buonasera a tutti e bentrovati qua, bentornati qua. Siamo un po' in ritardo, dobbiamo iniziare 15 minuti fa, ma siamo qua per commentare il secondo giorno, il day 2 del San Diego Comic Con 2022 con i panel del Signore degli Anelli, l'Anello del Potere e quello Marvel Studios Adibato. Innanzitutto vi ringrazio tutti per il supporto di ieri, siamo stati tanti, siamo stati tantissimi, vi ringrazio tanto. Ho già ricaricato la prima live, quella dedicata al Signore degli Anelli, quella di apertura sul canale YouTube. Stavo preparando anche la seconda, sarei riuscito a caricare anche la seconda, ma ho avuto un problema al PC, e infatti è per questo che abbiamo iniziato, ho iniziato dopo, ma adesso stanno arrivando anche Kanjus, dovrebbero arrivare anche tutti gli altri per commentare almeno il panel del Marvel Studios. Intanto io sto dando un'occhiata al panel del Signore degli Anelli, non credo ci sia tantissime novità, vedo che comunque hanno fatto uscire il tema di Galadriel, ieri hanno fatto uscire altre cose, credo che sia a livello poi musicale. Non, ci sarà un po' un flexare la serie come è successo ieri sera, come abbiamo detto con Scissione. Anche perché poi la serie ha questa aura di mistero attorno a sé e vediamo che cosa ci racconteranno. Intanto adesso arrivo e metto Twitter assolutamente. Innanzitutto, se volete supportare il canale, potete fare una sub se avete Amazon Prime, è gratuita, altrimenti se volete pagarla, altrimenti c'è anche il tasto donazioni spontanee. Io vi ringrazio tantissimo, finché regge il PC ce la faremo e riusciremo a portare a casa questa live. Spererei. Intanto io switcho la schermata e andiamo da Twitter, dove ho messo comunque i due soliti hashtag SDCC, San Diego Comic Con e Lord of the Ring, con il panel di del Signore degli Anelli. Intanto dopo vi mostro un trailer che è uscito in giornata, che sicuramente farà discutere tantissimo e sicuramente vi riporterò la recensione sul canale. Se è un trailer in cui io mi sono particolarmente gasato, perché potrebbe essere una potenziale porcheria. Poi abbiamo anche già l'hashtag Marvel Studios. Ok, intanto vedo che New trademarks for Avengers Secret Wars, The Avengers and the Kang Dynasty were officially filed today in Europe of Marvel Studios. Ok, ma nel panel animato ci dicono già. Questa però sia The Direct che anche questa Marvel News. Ok, Secret Wars e Avengers The Kang Dynasty, la dinastia dei Kang. Do saluto Kanjus, buonasera. Sì, ti aspetto con trepidazione, perché cominciano ad arrivare news dalla questione Marvel. Intanto apro il panel del Signore degli Anelli, The Ring of Powers. Vediamo qualche bannerino. Vediamo se ci mostrano qualcosina. Alcuni score della colonna sonora della serie. Vabbè, fa cagaste su questa colonna sonora. Tanto vedo arrivare Kanjus, buonasera, buonasera, ti vedo il tuo pallino in alto. Ringrazio il pallino. Pallino, ho detto pallino. Buonasera, buonasera, siamo qua e sono stati, credo, ufficializzati due trademark, o comunque registrati due trademark da parte di Marvel Studios con Avengers Secret Wars e Avengers The Kang Dynasty. Avengers Secret Wars era palese, dai, era non scontato, ma È ufficiale? sono stati registrati i trademark, e non lo riporta solo una news. Vare, The Direct, ufficiale Ah, no. ok. No, nel senso, vabbè, diciamo sono rumor, deadline, questi qua. Però Ok.
è un po' come quel rumor quando c'era il Disney Plus Day, dove c'era l'hashtag, no, quando c'è stato l'Investor Day, dove avevano fatto il trademark di Secret Invasion, e prima dell'Investor Day c'era l'hashtag Secret Invasion su Twitter, che era in trend topic, con un qualcosa almeno legato alla saga. E infatti dopo hanno annunciato la serie TV. Quindi sembra un po' quel tipo di notizia che si sta diffondendo, con dei trademark registrati e quindi un annuncio a breve, se non è qua è domani sera o massimo, mal che vada, il D23. Secret Wars. Comunque, Secret Wars pare essere confermata. Dal signor. Peccato che non sarà la Secret Wars quella degli anni Ottanta. Non lo so, però perché? Perché poi c'è. È già stata. Però con la storia delle incursioni, questi pianeti che piano piano si stanno Guarda, sgretolando. se dovessero fare una cosa del genere, a parte che sarà un casino da un punto di vista narrativo, ma da un punto di vista puramente nerd sarebbe un orgasmo, nel senso che comunque vedere tutti i buoni dell'MCU, tutti i cattivi della storia dell'MCU dall'altra parte, che si scontrano Non in un credo che pianeta. andranno a fare questo, però a me mi sembra molto molto simile comunque alla crisi sulle Terre Infinite della CW, con tutte queste terre che si rompevano e si sgretolavano piano Vabbè, piano e più diciamo per. che avevano due intenzioni completamente diverse, perché comunque questo qui della Marvel, il primo Secret Wars era un evento creato ad hoc per vendere delle action figure, e non aveva, diciamo, fondamentalmente alla fine non aveva nessuna valenza nella continuity reale. Diciamo, l'unico elemento che è stato inserito è stato il costume dell'uomo ragno, che inizialmente nemmeno aveva quella funzione. Poi dopo ci hanno ricamato sopra una bella storia, e da lì è nato poi Venom tempo dopo. Però, diciamo, Anche a era ca una. sì, vai, però stavo guardando che anche comunque abbiamo i trademark probabilmente, esatto, abbiamo i trademark registrati, c'è proprio l'immagine dei trademark registrati. Ottimo, ottimo, ottimo. Adesso non si riesce a vedere bene. Ok. Sì, comunque dovrebbero essere ufficiali con tanto di codice. Avengers Secret Wars e Avengers The Kang Dynasty. Kang Dynasty mi sembra un po' una soap opera, però probabilmente vedremo più Kang all'interno Eh sì, no. di questo film. Mo bisogna capire, che Kang Dynasty se sarà, perché questo è Avengers, quindi penso Un po' come Infinity War ed Endgame, ok? Ci siamo. saranno a fine proprio saga, diciamo, delle varie fasi. Quindi avremo un Kang che vince la Secret Wars. Ma dipende, allora, non lo so se tra Secret Wars e Kang Dynasty. Magari esce prima Kang Dynasty, poi dopo Secret Wars. No, a parte quello, ma dopo quanto escono l'uno dall'altro, non credo che saranno consecutivi come Infinity War Ed Endgame. e Endgame, che Non lo so praticamente. però, perché se registrano già i trademark, qualcosa ci deve buttare su. Veramente, però secondo me potrebbe esserci Secret Wars, che secondo me Secret Wars non sarà legato a Kang. Quindi le incursioni, cioè la distruzione del multiverso, non sia legato a Kang? Boh, mi sembra un po' No, strano. perché comunque esistono due Secret Wars all'interno della Marvel. C'era quella lì
che era ambientata in Latveria, dove c'è il debutto di Quake Tra l'altro nei è fumetti. abbastanza rumoreggiata Quake, ultimamente, le Appunto, ultime ed ore Quake è comunque abbastanza rumoreggiata. praticamente la seconda Secret Wars, quella diciamo più recente, che dove c'è che era disegnata da un italiano, Gabriele Dell'Otto, che praticamente non ha nulla di spaziale. È praticamente Nick Fury recluta un gruppo di eroi per andare a fare una missione segreta in Latveria. E ci sono praticamente Spider-Man, Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Ah, l'ho e visto. a comandare la missione ci sono Maria Hill e una nuova recluta che si chiama Daisy Daisy Jones. Jones. Ma Daisy Che Johnson non è Quake, non era no, quella è Abigail Brandt, che era faceva parte dello Sword, ma forse anche Daisy Johnson faceva parte dello Sword, se non Eh no, sbaglio. all'inizio fa parte dello Shield. Perché Ok. all'epoca di quando è uscito questo Secret Wars, lo Sword ancora doveva nascere a livello Fumettistico. fumettistico. Ok. Però era Abigail Brandt che era parte dello Sword, giusto? Ok. Abigail Brandt che potrebbe essere Emilia Clarke. Che vogliono. Intanto vedo questi. Vabbè, che è iniziato. Emilia News. Clarke, dicono che invece Emilia Clarke dovrebbe fare la figlia di Talos da adulta. Ah. No, vedremo. Tanto vedo già il logo The Kang Dynasty Tarocco come me. Se vedete la live, c'è già il logo The Avengers The Kang Dynasty. E da quello che ho capito, LeBron James è entrato nel cast vocale di Rick e Morty. La nuova stagione di Rick e Morty con un nuovo Ah, personaggio. ok. Per fortuna è aggiunto Rick e Morty, perché quando già hai detto è entrato nel cast e c'era ancora il logo di The Kang Dynasty, stavo per sentirmi male. Ok, però comincia ad arrivare Murphy's Multiverse. Quindi Charles Murphy con i trademark. Comunque i trademark li abbiamo già visti, le registrazioni sono già state viste e straviste. Sempre con l'hashtag Avengers Secret Wars e The Kang Dynasty. Credo che sia l'annuncio grosso di domani sera. Non credo stasera, eh. Ah, potrebbero. Magari su Disney Plus. Due serie su Disney Plus. Non credo che mettano la serie degli Avengers su Disney Plus. Eh? Cioè, Avengers è comunque sinonimo di cinema. No, Perché non credo che faranno una serie sugli Avengers. stasera c'è questa focus sui prodotti animati su Disney Plus. Possono annunciare lo speciale di Halloween di Werewolf by Night. Possono farci vedere magari un concept art di Iron Secondo Heart. me, diciamo queste cose qua, secondo me, visto che c'è l'altro panel più grande dedicato comunque ai prodotti live action, Quindi credo che. penso che comunque, secondo me, se ci sarà qualche sorpresa, ci sarà qualche nuovo prodotto animato, perché comunque, come dicevo ieri, la Marvel sta iniziando un po' a investirci in questo settore, che fino adesso era praticamente abbandonato, perché comunque hanno fatto comunque delle serie sporadiche, e comunque diciamo più di vecchia gestione e non diciamo legato all'MCU e a Kevin Feige, diciamo la gestione di Kevin Feige. Quindi secondo me ci potrebbe essere qualche serie interessante, o addirittura, perché no, l'annuncio di un universo Marvel animato. Intanto,
Ok, fra 45 minuti esatto inizia il panel Marvel Studio animato, se lo ricordano. Qua live YouTube reaction panel from. Intanto io sto dando anche un'occhiata al panel del Signore degli Anelli, Ring of Power. Qui siamo in sala H, io darei un'occhiatina. Credo che mi renderete. Ciao! Ciao Rox! Ciao! Ok, qua stanno commentando il panel del Signore degli Anelli. Quindi questo è un canale YouTube, prima che ci buttano giù. Mi dispiace per voi. Ok. Rox, allora, vuoi il news? Sì, dimmi! Allora, pare siano ufficiali la registrazione di due trademark, cioè due. Tu sai cosa sono i trademark, giusto? Sì. No. No. Che intendi? Sono nomi Marchi. sono marchi ufficiali, nomi ufficiali, ok? Se c'è un film, un prodotto, un qualcosa, un videogioco, registrano il Ok, trademark. cosa? Uno è Avengers Secret Wars. Ok. L'altro è Avengers The Kang Dynasty. Ah. Ah! Interessante. Vedi? Poi, news dal Signore degli Anelli non lo vedo, non ne vedo. Cioè, vedo lo score che ci hanno mandato ieri. Comunque, credo che flexeranno come il pale di scissione, che non hanno mostrato un merito a Cippa. Esatto. Secondo me faranno vedere qualche clip. Qualche Vabbè, clip verso sul finale. però scissione lo sapevamo. Finirà alle 21, però, il pale del Signore degli Anelli, eh. Sarà un'ora e mezza. Qualche clip e secondo me qualche cosa qualche sorpresa secondo me per Il cast, qualcosa? sì, qualcosa sì oppure che ne so, gli auguri da parte di Peter Jackson per la serie, sai, una cosa del genere. Ah, Faranno un sì, può collegamento. essere. Peter Jackson farà gli auguri al cast per dire. Allora, questo dice che probabilmente sono stati registrati altri trademark, quindi Multiverse Saga, Thunderbolts, Captain America e New World Order, Vabbè. e poi comunque i due di Avengers. Quello di Thunderbolts l'avevo già era già stato registrato tempo fa perché già ne avevano parlato Sì. Beh, molto prima che uscisse la news di ok, intanto vedo Giulia. già i nuovi loghi. Sì. Vabbè, Loki mo si sta sbizzarrendo. Taroccata, ragazzi. Vabbè, sono bravi, dai, sono bravi. Bello, Avengers Allora, Secret. questo qui è più carino rispetto all'altro. Non è male, non è male. Quell'altro era fatto col Times New Roman, praticamente. E questo è brutto. No, questo è troppo simile all'altro, Ad quindi Endgame più vabbè, è che altro. brutto. E poi è Eh sì, brutto. poi Hanno è messo solo i colori di brutto. cambio. Hanno Ah, messo un po' i colori di cambio. altra cosa, Rox, che LeBron James, famoso giocatore di basket, dovrebbe essere lui che ha fatto il secondo Space Jam, Space giusto? Jam. Ok? È entrato nel cast vocale di Rick e Morty. Vabbè, penso Ah, per un ok. episodio o. Sì, credo che faccia un personaggio nuovo. C'è scritto un personaggio nuovo. Ok, qua c'è anche l'Hollywood Reporter che twitta. Qua però si parla sempre di Captain America New World Order. New World Order. Mi sembra un po' un scioglilingua. Nuovo Nuovo ordine mondiale. ordine mondiale. NWO. Sì. Avengers 5 con Ant-Man, Captain Marvel, Kang, Loki e Captain America Falcon. No, ragazzi, Captain America Falcon, no, Vabbè, era Falcon. Vabbè, eh. cioè, No. si chiama così? No, Captain America Falcon te lo chiamo non io, credo. però. Però è così, Iva, stacce. Stacce per forza, sì. Ah. Ci stiamo per forza, andiamo a vedere qua. Se le prestazioni del PC funzionano bene, funzionano bene. M'ero già infervorito e quasi abbattuto, È il perché caldo, non si raffreddano i PC. ho dovuto spegnerlo 2 ore.
Per forza. Tu poi lo lasci sempre acceso, spegnilo, spegnilo. Comunque questi trademark pare che siano registrati anche in Multiverse Saga, eh? Vabbè, che comunque Multiverse Saga è come Vabbè. Infinity Saga. C'è Thunderbolts che lo sapevamo già e... Ma che hanno rilasciato un altro trailer del Signore degli Anelli? No, è il panel. Però hanno rilasciato un trailer. Netflix ha rilasciato un trailer che adesso vi farò vedere. Ok. Quindi, però pare che questo Captain America New World Order, nuovo ordine mondiale, sia un trademark registrato. Insieme a Secret Wars e The Kang Dynasty. Vedremo, vedremo. Uno dei titoli che tutti quanti stanno aspettando ancora non è stato registrato, però Che è? che Nova. Young Young Avengers. Avengers, il Vedremo. che Non lo significa che chiameranno mai così, secondo me. beh, no, Magari fanno una serie TV. più che altro è il nome proprio del gruppo, cioè almeno che non lo vogliono chiamare in un Sì, altro modo. certo. No, 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 Allora, certo. altre cose sul canale YouTube della Marvel Entertainment, c'è la live che parte, ma non faranno vedere il panel, fanno vedere come hanno fatto ieri. Partirà alle 22, quindi a un quarto d'ora dalla fine del panel, e faranno vedere la sessione di autografi, cosplay e quant'altro. Quindi i panel proprio veri e propri non saranno mai trasmessi in streaming. Credo anche quello grosso Vabbè. di domani sera. Anche perché per partecipare al panel penso che devi pagare abbastanza, quindi te lo Ok. fanno vedere streaming. Io vi metto un trailer. Metti un trailer così per fatti tuoi. No, Ah, ho capito. Temo di aver Ok. capito già da questa immagine. Vabbè, io sono mutato. Starò zitto, non dirò niente, voglio che ascoltate questo trailer. Io mi sa che ho capito. Tutti hanno capito. Ciao Emma, buonasera. Che novità da quel di San Diego? Questo, quello che vedi a schermo, Emma. No, il trailer di Vanna. La storia di Vanna Marchi. Ragazzi, Vanna Vision. io sono eccitato. No, ma perché sono arrivato ora? No, ho appena messo. Dura 40 secondi, Emma. Partiamo. Ero, sono e sarò sempre la figlia di Vanna Marchi, Che culo. perché lei è un genio. Ti offendeva C'è per il prendere baffo. il meglio. E le persone ci credevano. Qualcuno l'ha definita geniale imbroglione. Aveva questa voglia di diventare celebre. Perché andare a truffare? Devo essere me stesso? Che cazzo volete da me? Finito. Io non ho capito, è un documentario o una serie? È una serie documentario, Rox. È la serie? Sì, è una serie. Oh, sì. Sì. Quindi dovevo evitare più di un episodio. Sì. Allora, ragazzi, zero sub, io farò la recensione sul canale. Grazie Ivan, grazie che ti immoli per noi, che lo vedi e ce lo racconti. Voi lo sapete che io questa merda me la guardo. Ma più che altro, allora, io penso che io mi ricordo ai tempi in cui, prima dello scandalo, comunque era un personaggio popolarissimo che Sì, era invitato a sulle un. Santerno, però. Che comunque era all'epoca era praticamente numero uno delle venditrici Sì, televisive. insieme al baffo. Eh sì. No, Ma il baffo è venuto dopo. no, no, Il no. baffo non è mai arrivato ai livelli di Di Vanna Vanna Marchi. Marchi. Sì, Che quello sì. il baffo comunque non è.
non veniva invitato nelle trasmissioni, non veniva invitato da Maurizio Costanzo. Cioè, lei era un personaggio che poi ha trascinato la figlia. Però comunque Wanda Marchi era il numero uno nel settore, tutti gli altri comunque erano secondi a lei. Allora, sì, intanto ci sono due cose. Emma risponde a Emma, ovviamente. Che novità da quel di San Diego. Allora, pare che siano state registrate due trademark da parte dei Marvel Studios. Uno che si chiama Avengers Secret Wars e l'altro Avengers The Kang Dynasty. Potrebbe esserci anche scusa, Captain America New World Order. E poi mi sembra che sia uscito un nuovo trailer del Signore degli Anelli. Che io Andiamo. andrò a vedere. Sì, è Sì. uscito. Io perché Un full trailer da pensavo tre io, ma è minuti. uscito. Un Aspetta. full trailer. Intanto poi adesso riesco a mettere i sottotitoli. Vediamo se riusciamo a mettere i sottotitoli. In italiano. E è uscito un full trailer da 3 minuti. Era un teaserino quello che ci ha mostrato Eh no, da. perché quello lì era, veniva comunque pure l'ultimo e veniva identificato come teaser. Sì. We thought the war Però. was ended. Today, our days of peace begin. We thought our joys would be unending. We thought our light would never dim. The skies are strange. It is here, Galadriel. The moment we feared. Evil does not sleep. It waits. Beyond the darkness, tempting shadow to bury us all beneath the mountain. He has not one name, but many. If you heard of him, lad, if you heard of Sauron. Who we shall be. There can be no trust between hammer and rock. Eventually, one or the other must surely break. Been told many lies of Middle Earth. Già meglio dell'altro. Saluto dottor Scavo Io lo intanto. devo rivedere, lo Ce lo devo riguardiamo con rivedere. calma dopo, ma adesso guardiamo se è uscito anche in italiano, magari capiamo un po' meglio. Finalmente fanno vedere un po' di storia, era ora, dice Emma. Insomma, io ecco, mi è piaciuto di più dell'altro. Questo è un full trailer completo e si vede, però vedo poca coesione tra le scene montate.
Cioè, non ha un filo logico. Va bene che un trailer non deve avere un filo logico. Oddio. Magari potrebbe averlo ingannandoti e portandosi su un'altra strada. Però io vedo sempre, e sono ancora del mio stesso giudizio dell'altro, un prodotto a livello visivo spettacolare, ma ancora arranca nella storia. Finché non esce il primo episodio, comunque la serie, non posso dare il mio giudizio. Per ora continua ad essere più incuriosita da House of the Dragon, ma molto meglio, sì. Sono d'accordo con te, sì. Dottor Scano, cosa ti sei perso? Allora, a parte che sei entrato pieno pieno nel trailer del Signore degli Anelli, pare che siano stati registrati 2/3 trademark da parte di Marvel Studios. Uno Avengers Secret Wars, uno Avengers The Kang Dynasty, l'altro Captain America New World Order, nuovo ordine mondiale. Thunderbolts. Vediamo se è Thunderbolts, che comunque si sapeva già. Bellissimo, ma se devo proprio trovare il pelo è troppo pulito. Cioè, pulito nel senso... No, non sono d'accordo, è bellissimo. Ed è, diciamo... Tanto ha twittato anche Marvel Diario, che ricordiamoci è la controparte sudamericana di Skywalker, di Sky Diario. Quindi sono cugini. Vediamo. Ok, due other Marvel Studio Movies Leaked. Ok, sono sempre quei due. C'è film. Visto Sauron, credo. Comunque, ci abbiamo visto Sauron. Credo. Sì, ma umano. C'è uno Sauron mostro. Umano. Quello bello, sì. 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 Quello finale è quel mostro del primo film. Quello sì. Ci interessa meno. A me piace perché conosco un po' la storia. Tu insomma, non puoi magari... paffare. Vabbè. Quello, il Balrog come Sauron sono discepoli di Morgoth. Ah, sì. Quindi che Morgoth era uno dei fondatori del... Diciamo, Morgoth è l'equivalente di Lucifero nella Bibbia. Dov'è Dave? Ma forse quando... Sauron è... Forse eh no, perché Sauron. Morgoth era il... non sì, mi ricordo come comunque venivano chiamati. Male. Era uno dei fondatori, degli esseri fondatori del mondo, che poi si è rivoltato contro, è diventato l'essenza del male. Dov'è Dave, sì, ragazzi? Però l'angelo caduto è più Sauron, però diciamo che c'è un po' di contaminazione su tutte queste figure, ecco. Quello è tutto, diciamo, tutto il mondo di Tolkien. Tanto io mando un messaggio a Dave che se vuole entrare... Eccolo qua, Dave. Sono qui, lavo i piatti e arrivo a spegnervi questo hype. Ti stavo mandando un messaggio. Ciao, Dave. Tra un po' vi dovrò mollare, quindi aspetterò di dare il testimone a Dave. Comunque, bello questo logo dei Fantastici 4 con sottosfondo il logo di Spider-Man, con questo cameo di Spider-Man, questa presenza di Spider-Man nel film dei Fantastici 4. Io ho l'idea che i Fantastici 4 saranno legati agli Eterni. Tanto saluto Solar Was Air. The Walking Dead News. No. The Walking Dead News? No. Credo che sia... Speriamo che finisca, che ancora non si è capito se finisce. Amanda Seyfried potrebbe essere annunciata come nuova Susan Storm. Però Amanda Seyfried è sempre rimasta contraria ai cinecomic, eh? Vabbè, dicono tutti così. Finché non vengono ingaggiati. Finché non gli danno un bel assegnino. Dottor Scano dice: premetto che non so una mazza, se non che è invitato molto prima, ma Gandalf è impossibile essere presente in quest'era. Un giovane Gandalf. Sì. No. È possibile che ci sia no, Gandalf. Come un, no? Quel meteorite che cade dovrebbero essere gli Stari. O Saruman. O Saruman o Gandalf o tutti e due. Gandalf, voi ve lo dovete immaginare i maghi come se fossero angeli,
nella nostra, diciamo, mitologia religiosa. Quindi sì, Gandalf c'era. Torneranno Ian McKellen e Christopher Lee? Questo non lo so. Christopher Lee, se lo fanno tornare tipo Tarkin in Rogue One. Un po' come Stan Lee che ha twittato ieri, più o meno. Esatto. No, l'unica cosa è che c'era tutto il discorso che... Allora, lì ci sono... Nel Signore ci sono gli stari, i maghi, ce ne stanno 5. Gandalf grigio, Saruman il bianco, Radagast il bruno e i due blu che non c'hanno nome. Intanto sì, Dave sì. Ci dice che se i maghi sono gli angeli, Frodo e Don Matteo. Esattamente, bravo, hai indovinato esattamente. Comunque è 11 minuti che non trasmettono nulla del Signore. Ma è finito il palo del Signore degli Anelli? E quindi Senvise è frassica. E no, non solo, ci sono anche i fratelli Winchester da qualche parte. E tra l'altro Meriduc e Pipino sono i cosi, come si chiamano, gli abitanti della canonica, Pippo e Natalina. E certo, mo non esageriamo, su, sarà, ragazzi, andiamo. Ci sarà Gandalf. Scusa, va bene, ma mo... ci sarà, voglio un cast così. Voglio un trailer del Signore degli Anelli ridoppiato con le voci di Don Matteo. Vabbè, c'è quello, c'è Don Matteo versione Batman Begins di The Jagger. Ci sarà Gandalf il nero, poi a furia dei lavaggi diventa grigio, poi bianco. Assolutamente sì. Sì, Emma, sì, sarebbe bellissimo. Comunque dal Signore delle Anelli non ne frega più un cazzo a nessuno. Qua c'è la barba. A me frega, sono l'unica che continua a dire che a me piace. Oh, Rox! Hashim Abdul Samad ha twittato dicendo che Ensign Eccles potrebbe essere Johnny Blaze, a.k.a. Ghost Rider, nella fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Sarà un film bellissimo. Hashim Abdus Samad. Teniamoci. Famosissimo. Io ho tutti i suoi album. In realtà hanno speso i miliardi solo per un cameo, di Gandalf all'Irishman, ringiovanito. Sì. Captain America New World Order and the Thunderbolts are confirmed. Marvel's Next Big Saga in Multiverse Saga. Credo che Thunderbolts e Captain America sia comunque film legati strettamente all'universo, cioè, un po' alla Black Widow, alla... Da quello che mi ricordo dovrebbe essere una serie, non un film. No, allora, sono due film. Captain America è un film, l'hanno detto. Sì. No, quello sì. No, dico Thunderbolts, non mi ricordo, mi sembra che era quando è stato annunciato il cast su Deadline. Era una serie? Mi sembra che era una serie. Mm-mm. Anche se mo dovranno decidere che cosa fare, visto che nel cast iniziale c'era anche... come si chiama? Comunque abbiamo i trademark William Hart, sì, esatto, che doveva fare il generale Ross, ma purtroppo doveva mancare. Comunque i trademark sono ufficiali, sono già stati registrati, ce li ho sotto mano tutti e 5. Sì, Rox, a settembre facciamo i watch party della serie e poi tutte le teorie, dice Emma. Sì. Sembrano i tagliandini dei punti del sono trademark registrati, credo che sono ufficiali, infatti legano, ma io voglio vedere quale del Signore degli Anelli frega più un cazzo nessuno, cioè il bello è adesso con tutte le puttanate che saltano fuori a Yosa. Ensign Eccles come Ghost Rider mi è piaciuto tantissimo. Adesso ne salto fuori. Ghost Rider lo dovranno, visto che c'è il progetto, ma ancora non è stato registrato. Ma anche se non lo so se sono stati registrati altri marchi in precedenza, perché comunque non è vedremo. Penso che comunque siano. E, cioè, la storia dei figli della mezzanotte, Midnight Sun, con Blade, Cavaliere Nero, Moon Knight, e tra i personaggi c'è anche.
come si chiama? Ghost Rider. Sì. E dovrebbe esserci anche Lycanthropus di anche Moon Knight, Moon Knight, sì, l'ho detto. Grande Moon Knight. Questa serie maledirai i troll italiani. È uscito il trailer del Signore degli Anelli in italiano. È uscito in italiano, adesso ce lo guardiamo. Questa sera maledirai i troll italiani. Spero di non beccarli, perché sennò voleranno bestemmie. Assolutamente sì. Sperai di non beccarli. Per adesso non abbiamo beccato nulla. Vedo che comunque hanno iniziato tardi ieri rispetto a noi e non hanno seguito le nostre stessi panel. E sono abbastanza contento così. Credo che questo è il panel che comunque seguiranno, quello dei Marvel Studios animati, è ovvio. Ho paura più per domani sera che per stasera, Emma. Molto più paura per stasera. Ma per domani. Dicono che hanno registrato anche The Multiverse Saga. Sì, Multiverse Saga, Thunderbolts, Captain America New World Order, Avengers Secret Wars e Avengers The Kang. Multiverse Saga sarà tipo... Infinity Saga. Cioè, non è un film cofanetto. Sì, 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 esatto. Ha già deciso di fare. Magari finisce la fase 5 con la saga del multiverso. Finisce la fase 5. Domani potrebbero mostrarci parte delle cose, e parte ce le mostreranno di 23. Sicuro, come ho fatto l'altra volta. Comunque, io direi di andare a beccare il trailer del Signore degli Anelli in italiano. Tanto provo a vedere se trovo su Amazon Prime Video italiano. Oggi ho visto, sapevo che doveva uscire, ma me ne ero completamente dimenticato. Oggi ho visto il trailer della serie su Mike Tyson. È uscito ieri, sì. E veramente mi intriga tanto, a parte che io adoravo Mike Tyson quando prima che mordeva l'orecchio. Io mi ricordo, mi svegliavo all'una, alle due di notte per vedermi i match che duravano 40 secondi. Andiamo a vedere il trailer del Signore degli Anelli in italiano. Full trailer del Signore degli Anelli. Gli Anelli del Potere. Pensavamo che la guerra finalmente fosse finita. Oggi i nostri giorni di pace hanno inizio. Le nostre gioie sarebbero state senza fine. La nostra luce non si sarebbe mai attenuata. I cieli sono strani. È giunto, Galadriel, il momento che temevamo. Il male non dorme. Attende. Oltre l'oscurità, tentando l'ombra, a seppellirci tutti sotto la montagna. Egli non ha un nome solo, ma molti. Hai sentito di lui, ragazzo? Hai sentito di Sauron? Che sorge si lascia incontrollato. Ci prende tutti. Trova la luce e l'ombra non ti troverà. Insieme possiamo sopravvivere. Lotta con me. Quello che si vede adesso. No, quello di... Ognuno di noi quello deve decidere chi noi saremo. Può esserci fiducia tra martello e roccia. Prima o poi uno dei due si romperà per forza.
ti hanno raccontato molte bugie, sono atterrati in mezzo. Sì, potrebbe essere Gandalf. Saruman. E qua c'è di Saul. Probabilmente questo qua, quello che si vede alla fine, non è Sauron, eh? Credo che sia uno tipo barbalbero, uno di quelle piante. No, ok, aspetta. No, io quello che dicevo che secondo me poteva essere Sauron. Sauron era quello lì che soffiava sulla mano. Che aveva l'occhio vitreo. Io ho capito, non lo so. Secondo me è quello che esce da quella grotta dove lo aspettano tutti quegli esseri incappucciati che secondo me sono orchi. E perché Sauron si rivela con fattezze bellissime, dovrebbe essere bello, molto bello, tipo Ensign Eccles. Sì. Comunque fase 4 del Marvel Cinematic Universe, abbiamo M. Groot, She-Hulk, What If, che dicono che arriverà in autunno 2022, Werewolf by Night ottobre 2022, 11-11-2022, quindi 11 novembre Wakanda Forever, dicembre 2022 Il Guardiano della Galassia Holiday Special, inizio 2023 Echo, 17 febbraio 2023 Quantumania, primavera 2023 Secret Invasion, quindi arriverà prima Echo che Secret Invasion, Guardiano della Galassia volume 3 il 5 maggio, verano cos'è? È estate? Verano, sì. Estate, e arriverà X-Men 97 e The Marvels arriverà il 28 luglio del 2023. Vabbè, ma non sta dicendo niente di nuovo questo, però. Tra l'altro l'annuncio dovrebbero annunciare oggi dovrebbero annunciare l'uscita di What If. Sì, sì, allora se ti dicono in autunno ti arriva What If e dopo ti arriverà Werewolf by Night, allora questa cosa ce l'ha vera. Intanto vado a prendere il nostro caro Dave, lo snob, gli do il permesso per entrare. No, devi entrare in qua, è perché non vedi il gruppo, quindi adesso ti ho dato il permesso. Ecco Dave, buonasera Dave. Eccoci, mi sentite? Buonasera. Assolutamente sì. Sì. Perfetto. Anche tu hai l'anello del potere, Dave. Sono veramente contento di avere questo anello del potere. Ho notato che avete molto hype. Stiamo caldi. Io sì. Per il signore degli anelli? Ah sì, per Bacca. Io sto in campagna e ho l'anello del potere. Bannatelo subito, bannatelo subito. Però ho visto questi titoli Marvel e quindi l'hype è sceso sotto terra. Dai, perché? Qual è il titolo che vi appassiona, che volete vedere subito di questo? Secret Wars. Ma non è vero. Allora Secret Wars dipende quale Secret Wars sarà. Perché se mi fanno quello in stile anni 80 mi piacerebbe, perché è un casino di buoni contro cattivi tipo death match. E sì, mi piacerebbe. Però i buoni. Chi sono i buoni adesso? Ma tu metti tutti i personaggi. Allora io vi dico il mio e poi vi lascio perché devo andare. Sì. E io quello che vorrei vedere subito è The Marvels. Detto ciò, vi saluto e continuate, vi seguo da Twitch. Ciao. Ciao Rox. Ciao, grazie buona mille. Serata. Intanto vedo. Comunque sì. Una cosa che ho letto per quanto riguarda Werewolf by Night,
che ogni volta che io leggo qualcosa su questo prodotto non viene mai, viene mai menzionato né come film e né come serie TV, ma come speciale. Come uno speciale di Halo. Sì, è una puntata, è, praticamente. E dovrebbe essere praticamente un episodio a sé, sì, di un'oretta. Sì, 45 minuti, Betty. È come lo speciale di Guardiani della Galassia. E quindi... dove introdurranno praticamente i personaggi, diciamo, i personaggi monster della Marvel. Cioè, Licantropo, si parlava di Swamp Thing, e forse qualche... Manting, no, me lo confondo con quello della Swamp DC. Thing è DC. Che sono uguali, cambiano solamente il tipo di... lo stagno dove si trovano. E poi ci saranno qualche altro personaggio. Mo Dave direbbe sarebbe... Doctor Strange, Spider-Man. No, ci sarebbe stato bene un Ghost Rider, oppure i personaggi questi qua dell'ultima serie della Marvel Television, Hellstrom, che non so se l'hai visto, che non era male, però era l'ultimo prodotto Marvel Television, quindi... come l'hanno pubblicato, orrendo, così, ho visto metà della prima puntata, mi è venuto il latte alle ginocchia. Comunque era pesantuccio, però a me non mi è dispiaciuto, perché comunque per male è un personaggio molto minore, sono i personaggi minori della Marvel. Dottor Scanlon ci chiede se qualcuno è andato in sala a vedere The Gray Man, ma non esce oggi su Netflix? Dovrebbe uscire oggi su Netflix Gray Man. E... non lo so, io non lo... è uscito anche in Italia in sala? Penso di sì. Emma dice: io e Guardiani e The Marvels, il resto boh, poi mi scivolano. Dave, manco quelli. Dave, cosa aspetti di più della Marvel? La fine. Ma allora aspetto di capire un po' qual è il piano, perché adesso anche pensare a un Avengers Secret War, sì, leader del Secret War dei fumetti, bellissimo, però al momento la lineup degli Avengers non è interessante, non è come ci sono più essere... gli Avengers, infatti devono un po' ricostruire. Io penso che abbiano introdotto tanti personaggi femminili perché poi arriveranno il gruppo dei personaggi maschili. Quindi possono essere i Fantastici 4, dove ce ne sono 3, possono essere gli X-Men, ce ne sono 15, e lì ce ne sono 5 milioni. Ma sono penso questa cosa qui, che non arriveremo a un Avengers con questi personaggi qua di adesso, perché sono troppo depotenziati. Non parlo ovviamente del picchiaduro del film, ma come hype e attrattività verso il pubblico. Sì. Vorrei si fermassero, dice il dottor Scano. non sei l'unico. Allora, come ho detto ieri, diciamo l'evento di qui a San Diego, che poi verrà, servirà anche quello di 23, dovrà servire per rilanciare un po' l'appeal dell'MCU, che non sta andando male da un punto di vista del buzz e degli incassi, perché comunque per quanto le finestre al cinema si siano ridotte, comunque continuano a macinare soldi, e se continuano a fare prodotti vuol dire che comunque un rientro ce l'hanno. Però come diceva pure Dave, dopo Endgame si è creato una sorta di down emotivo legato a, secondo me, all'intera... WandaVision era ancora però lo so, cioè WandaVision, perché era comunque era il ritorno, era il primo prodotto dopo due anni di silenzio, quindi era, secondo me, se fosse uscito Black Widow, che era il primo titolo annunciato all'inizio, avrebbe avuto, secondo me, un maggiore incasso rispetto a quello che ha avuto effettivamente, perché comunque era il ritorno della Marvel dopo Endgame, cioè dopo la fase l'Infinity Saga, perché comunque poi c'è stato, dopo Endgame c'è stato Spider-Man. Sì,
Intanto e secondo me adesso hanno necessità di un attimo di guadagnarsi un attimo un po' l'affetto che un po' hanno perso, e secondo me hanno due cartucce che si devono giocare bene, che sono i Fantastici 4 e gli X-Men. E secondo me il fatto che ti stanno ingolosendo piano piano con gli X-Men in Doctor Strange e mo in Miss Marvel, la gente inizia un attimo ad avere la gola. In più c'è l'attesa per sapere sto benedetto cast e chi sarà il regista, Eccolo perché Sauron. Questo è Sauron. ed è quello là, solamente che mo si vede un po' Ma meglio. Sauron di nome fa Anakin. È uguale, cara. Un po' sì, un po' c'è la dell'Anakin. Palese che diventi cattivo. Ecco, questo è Sauron, sì. No, vabbè, è già cattivo, cioè non è che non credo che adesso sia di buon umore in questa foto. Comunque, il dottor Scano ha detto che ha visto trailer di Mike. Cavolo, spero che le voci del doppiaggio non siano definitive, perché non mi hanno Sì, convinto. Intanto guarda la all'inizio recensione. c'è Flavio Guidone, quello di Malfoy, Il down è che dovuto da quelle pessime serie, da discutibili scelte in alcuni degli ultimi film, dicemmo. non lo so, perché già, nonostante tutto, non è che i film come Eternals, che era molto atteso, non è che ha avuto un grande riscontro di pubblico, perché comunque è stato uno dei che c'ha uno dei punteggi più bassi su Rotten Tomatoes. Shang-Chi comunque non ha avuto un grosso riscontro, cioè comunque alla fine noi ci ricordiamo Black Widow e Thor Love and Thunder, però anche gli altri non è che sono stati hanno avuto grande impatto, soprattutto i nuovi arrivati, quelli che dovrebbero svecchiare il franchise. Intanto Marvel Diario, che ricordiamo è la controparte messicana di Skywalker Sky Diario, di Skywalker, non cugino era messicano, brasiliano? vabbè, quello che è uguale, per me sono tutti uguali. Ha già twittato i loghi, tarocchi palesemente, dei nuovi film Marvel. Vediamo, intanto dovrebbero mancare 2 minuti all'inizio del panel dei Marvel Studios animati. Vediamo, vediamo, vediamo cosa ci prende. Io aspetto un concept di X-Men 97 o qualcosina. Credo che arriverà la data di What If. What If sarà la prima a uscire, What probabilmente. if, allora, what if ieri praticamente ci hanno martellato con Spider-Man Fresh Freshman Year, Year. praticamente dicendo che ci sarebbe stato oggi, quindi mi aspetto anche qualcosa legato a quello. E poi io ho occhi e orecchie solo per X-Men 97, perché Tanto è ancora in corso è amore. il panel del Signore degli Anelli e ci mancano 15 minuti alla fine. Manca un minuto lì. Ho visto che c'è stato il panel, o non so se c'è ancora, l'ho visto sulla pagina Twitter di Deadline, non so se è una serie o un film prequel di Gremlins. Tanto saluto Evans, ma aspetta, avete visto le trademark Ivan? Buonasera, è un'ora che ne parliamo, Evans. È un'ora che siamo in live e ne parliamo. È l'unica cosa che È l'unica cosa interessante di questo. No, vabbè, c'è anche sto il trailer del Signore degli Anelli. adesso Anzi, anzi, abbiamo visto un altro trailer. Tu, Dave, l'hai visto il primo trailer insieme a noi? Abbiamo visto il quello trailer. del Signore degli Anelli? No, abbiamo visto anche il trailer di Vanna. No, Vanna Marchi no. Sì, Come sì? è la docu-fiction di Netflix. Ma stai scherzando? No, non sto scherzando. Si chiama Vanna. Vanna. Ma non è Vanna Marchi. Sì, è Vanna Sì. Marchi. Cazzo, te lo ripeto, Dave. L'abbiamo visto, ci abbiamo visto. No, non lo rimetto perché ha il computer che Che è potrebbe. fragile oggi, sì. Esatto, quindi Saluto quello col berretto. non abusare del tuo computer.
Novità? Sì, novità abbastanza. I trademark di Avengers Secret Wars, Avengers The Kang Dynasty, Captain America, New World Order, Multiverse Saga e Thunderbolts sono stati registrati ufficialmente e dovrebbero essere annunciati, credo, domani. Questo, intanto, non è ancora iniziato il panel della Marvel. La docu fiction su Vanna Marchi, loro la fanno davvero, sì. Sì, io ho detto Dave, ho detto che a zero sub sì. Io farò la recensione. Allora, se dovete rinnovare, rinnovate subito l'abbonamento a questo canale che vi porta anche la telecronaca, radio cronaca, tutto cronaca del San Diego Comic Con Forever con i trailer di Lord of the Ring e Vanna, il Signore degli Anelli con un Anakin cattivo. E non Anakin non è buono nell'ultimo Star Wars. Comunque, vabbè, l'ultimo, però. E quindi, se avete fatto tutto quello che dovete fare con l'abbonamento, potete anche regalarlo a un vostro amico oppure donare un caffettino con 100 bit al nostro Ivan per la sua compagnia. Grazie, grazie mille. la docu fiction su Vanna Marchi, allora la fanno per davvero. Sì, che bello. Che bello, sai Dave, che a me piacciono queste cose brutte. Lo so. Brutte. Ti ho messo la foto del cast di doppiatori del film animato di Gremlins. Ok, dove l'hai messa? Che non la vedo. Sul Discord. Ok. Andiamo a beccarlo. Ok, oh, c'è Ming-Na Wen, B.D. Wong, Isaac Wong e James Hong. Cast orientale, tutto buono. Però torna Ming-Na Wen, che è la nostra cara Mulan, la nostra cara Melinda May in Agent of S.H.I.E.L.D. Dopo la metto perché sono un po' un attimo frastornato. Volevo vedere se... Allora, visto che manca... Skywalker, prendo io le sue parti, anche Fennec. Sì, esatto, c'è Fennec. L'avevo rimossa in Boba Fett, l'avevo quasi rimossa. Sì. La serie di Wanda, per esempio, che è la mia preferita, non ha comunque rivisto positivamente la stessa dopo la sua serie. Dottor Scano. Non sono d'accordo. Per me Wanda in Doctor Strange ha avuto un buon arco narrativo che comunque è iniziato con WandaVision. Allora, amici in chat, fatevi sentire se volete la battaglia, una live battaglia Doctor Strange contro Spider-Man per vedere qual è il film più brutto. Aspetta un attimo che è successo un macello qua. Riswitch. Troppo zoom. Non lo so che cacchio ha fatto. Perché fa così? Hai cliccato dove non dovevi cliccare. Ti conviene fare un refresh totale della pagina? Sì. Non funziona, anzi, è uguale a prima. Che è successo, ragazzi? Ho proprio detto. Refreshiamo. Ma forse è OBS? Sì. Prova a chiudere proprio il browser e riaprirlo. No, poi... deve chiudere la finestra di OBS. Doctor Strange verso Dottor Scanno dice. aspettate. Aspettiamo, non c'è nessun problema. Aspettiamo. Okay. Perché mi apro mille schede? E mi dice che il governo è caduto, grazie al cazzo. Non lo so, hanno il trademark? Penso di sì. Avengers è caduto il governo. No, ma non va ancora. No, ragazzi, perché non mi vede? Non mi si vede bene. Ma anche con l'altra schermata. Ma con l'altra schermata funziona bene. Aspettate, Sì, sì. Così si vede. Arrivo ragazzi. Tanto dopo becchiamoci. Ci becchiamo tutto. Cioè, non ci scappa nulla.
Non ci scappa nulla. Insomma, ci scappa un po' di cose. Credo che sia proprio un problema della scena di OBS. Che è stata... Ok. Ce l'ho fatta. Vai. In un ipotetico Dottor Strange contro il Dottor Scano, voto Dottor Scano tutta la vita. Ma perché? Sì. Ma... questo account di cosa c'è? Ce l'abbiamo fatta. Visto l'articolo che ho portato oggi in chat, pensavo che la quota pirateria fosse inferiore a quanto descritto. Comunque, partiamo col panel Marvel Studios. Ho visto un qualcosa su Werewolf. No. Ok. Non vedo nulla. What if? Tanto comunque abbiamo il panel, abbiamo l'hashtag Marvel Studios. Vediamo che cosa ci annunciano. Credo che non sia ancora iniziato. O comunque sia iniziato da poco. Eccolo qua. La prima foto del panel. Pensavo che era quella donna che ballava dall'altro lato. Sì. Werewolf by Night è più atteso di Dune parte 2, dice Evans. Assolutamente, sì. Ok, Marvel Studios Animation twitta anche Charles Murphy, che dice che Paul F. Tompkins è il moderatore del panel. Quindi a me Werewolf by Night mi interessa più che altro perché a me piace l'attore, che sia... Questo è tarocchissimo, ragazzi, è tarocchissimo in maniera... Ma chi, quella a sinistra o il globo? Quella a destra. La destra. Ah, ecco, pensavo... Ok, vediamo se abbiamo news dal... Jeffrey Wright, alias The Watcher e What If, sta narrando il panel di animation di Marvel Studios. Sta narrando... ma è vera quella foto? Non credo, Evans, non credo. Credo che sia una cosa presa dall'Investor Day e poi rimessa, cioè fatta. Però è bello, il logo così mi piace. Non mi dispiace così il logo. Sì, ma... perché noi abbiamo di nuovo l'immagine degli Avengers che abbiamo visto fino a Thanos, cioè. Pensi subito a quello e ti sale live, però... E là la devi mettere da qualche parte. Ok, Jeffrey Wright. C'è anche Jeffrey Wright, confermato. Sì. Vabbè. Che narrerà il panel del... Uno è moderatore, l'altro... quindi siamo in attesa di scoprire qualcosa dal... Chiedo, il panel di Walking Dead a che ora inizia? Non sono per niente organizzato quest'anno. Andiamo a vedere subito. Non lo so. Allora, aspetta un attimo che sì. Guardo. Ma c'è ancora Walking Dead? Sì, credo che ci sia ancora The Walking Dead. Ma più che altro è che devono... Alla fine di dell'ultima stagione... Partono tipo tre spin-off contemporanei. Palle. Ma è oggi il panel di Walking Dead? Non lo so, sinceramente allora 12:30, 1:30, quindi no, 1:30, 2:30 americane, e dovrebbero essere mezzanotte e mezza. Allora, 10:30, 12 sono le 9, cioè, ok, dalle 9:30 dalle 9:30 alle 10:30 c'è Tales of the Walking Dead, e dalle 10:30 alle 11:30 c'è proprio The Walking Dead, quindi dalle 22 alle 23:30, dalle 22:30 alle 23:30. Tales of the Walking Dead praticamente dovrebbe essere una serie antologica che racconterà diversi storie legate a The Walking Dead con personaggi inediti.
Poi c'è The Island of the Walking Dead, che è la storia con la serie con Maggie e Negan. E poi c'è la serie dove doveva esserci Carol e Daryl, però Carol ovviamente non lo può fare perché la serie sarebbe stata ambientata, l'avrebbero girata in Europa e lei non può non può andare in Europa per motivi legali di Covid. Oh, okay. Di Covid, non ho capito bene, così, perché deve stare vicino alla figlia comunque. E quindi sarà solamente Daryl protagonista dell'altra serie. Brad Winterbaum, che dovrebbe essere credo uno showrunner di What If, ha confermato che in questo panel ci saranno 2 anni di animazione Marvel Studios. 2 anni, quindi parleremo di X-Men, quindi 2 serie usciranno il prossimo anno e 2 serie usciranno nel 2024 probabilmente. Sì. Intanto quindi teniamo aggiornato. Beh, quindi non esce niente quest'anno animato, non credo, a parte che siamo affollati in maniera No, perché diciamo che era rumoreggiato che avrebbero fatto uscire quest'anno What If, ma fino adesso non hanno fatto vedere niente. Intanto teniamo panel Sending Comic which just started with the showcasing titles releasing over the next two. Ma questo Werewolf che cos'è? È uno speciale live action, è come quello dei Guardiani della Galassia, è un episodio di una serie praticamente. Allora, si riguarda? Allora, il fumetto si chiama Werewolf by Night ed è il protagonista è Licantropo, si rende lupo mannaro. Ok, Werewolf. Sì, uno che si trasforma in lupo mannaro. Che nei fumetti per un certo periodo anche Licantropo è stato anche il figlio di J. Jonah Jameson. Benissimo. Quindi ci leghiamo a Spider-Man ancora di più. Il figlio di J. Jonah Jameson è J. Jonah Jameson Junior. J. E per salvare l'universo dai licantropi, Doctor Strange manderà Zendaya. È l'altro suo amico. Comunque dimenticheremo di Spider-Man di nuovo, così a caso. Sì, adesso stendiamo news dalla... Ok. Tra l'altro ricordo che in questi giorni Sky Cinema ci sta deliziando avendo inserito nella propria programmazione quel capolavoro di Venom. Il primo? Entrambi. Merda, merda. Merda, merdaccia. Schifo, ragazzi. Che schifo. Dai, su, dacci qualcosa. Dovrebbe essere il panel animato. Tanto dovrebbe essere finito quello del Signore degli Anelli. Davide, che è italiano, dice: forse è il momento giusto per rivedere tutti i film del Signore degli Anelli. Magari le versioni estese. Una bella maratona di 726 minuti. Ciao, Davide. Auguri. Sneak peek X-Men 97, Spider-Man Freshman Year, Marvel Zombie e What If Season 2. Ok, c'è il canale Clint Eastwood. Ah, su Sky c'è il canale Clint Eastwood. Mi confermi, Dave? Sì, in questi giorni ma fanno vedere Cry Macho. Mamma mia, merda. Dove lui, che ha 355 anni, alla fine finisce con una di 40. Un gran trombatore da Clint Eastwood. Non è dispiaciuto. A me è dispiaciuto. Insomma, io... Non è il miglior film di Clint Eastwood, però non... Cremaccio è proprio il simbolo, cioè è quello che ti fa capire che a un certo punto devi dire basta. Perché Clint Eastwood può essere stato è stato un grandissimo regista, è stato storia del cinema, ma quando devi dire basta, perché questo o cammina col bastone che si tiene appeso agli altri, oppure è seduto, appoggiato a un qualcosa, perché manco seduto ce la fa più stare. La scena del cavallo è stata veramente esilarante,
E poraccio lui che trobba destra banca, mi sembra abbastanza ridicola come cosa. Intanto Kristen Lepore, non so come si pronunci, scrittore di I Am Groot, dice che sia Vin Diesel che Bradley Cooper hanno registrato per il corto. Quindi torna anche Rocket. L'ultimo bel film di Clint è Richard Jewell. Beh, The Mule non è, ma vabbè, The Mule è solo brutto. Sì, I Am Groot tornano sia Vin Diesel che Bradley Cooper. Dovrebbe tornare anche Bautista. No, ma dovrebbero. Visto che sono una serie di corti live action, si parla del fatto che dovrebbero. Aspetta un attimo, che Marcus Multiverse dice qualcosa. Ok, Brad Winderbaum dice che la seconda stagione. Intanto salute, grazie mille per i 100 bits, Arsore di Ponte, grazie, devo andare alla prossima, grazie mille. Dice che la... grandissimo Arsore di Ponte. Ha rivelato che la prima stagione di What If è ispirato... Do take more animation project. Ah, altri progetti animati. Come ti dicevo, comunque, quando c'è il Modena Nerd 11-12 settembre, credo, o 12-13 o 10-11, comunque quei giorni lì, del Toscano, dovrei esserci. C'è il trailer di I'm Groot. Ivan, se sei in difficoltà con la traduzione, perché ci sono delle lingue anglosassoni un pochino ostiche, io l'inglese non lo so. Sul tweet è traduci. Translate, so. Grande, grande. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Guardiamoci questo trailer di I Am Lord of the Rings. Dave, potrebbe essere il miglior prodotto della fase 4 della Marvel, questo? Già il fatto che ci abbia lavorato comunque Gunn. Credo che lo sia già. solo questo trailer è meglio della fase 4. Sì. Una fase 4 però che non è andata come pensavano. Secondo me non è quello che avevano in mente all'inizio, perché c'è proprio un taglio in due al netto del Covid. No, tra... è cambiato completamente la lineup, perché comunque dovevamo, cioè era l'ordine dei film era completamente diverso e che cambiava completamente la storia narrativa. Sì, che però poi... se pensiamo a Black Widow e Eterni e da una parte, poi dall'altra Spider-Man e Doctor Strange e Thor, c'è proprio un abisso, no? Che poi al di là della qualità effettiva dei film. No, ma sono stati riscritti completamente tutti i film, perché comunque Falcon e Winter Soldier è stata cambiata completamente, è stata rigirata completamente, perché inizialmente i Flag Smasher erano dei terroristi che volevano uccidere metà della popolazione mondiale con una pandemia mondiale, e quindi è scoppiato il Covid e l'hanno tolta. Sì. Intanto... e quindi l'hanno dovuto rifare da capo. Tanto Emma chiede se si è vista la mano della Troma nel trailer di... Allora Emma, cioè, se non vuoi capire allora non ci capiamo. La mano della Troma, aspetta Emma, scusami, apro la mail, mi hanno mandato una mail dal Marvel Studios,
Dovete dire che c'è la mano della troma. Ok, Emma, sì, hai ragione, c'è la troma in questo trailer. Si vede tantissimo la mano di Gunn. Chiaramente, chiaramente, sì. Come quella di Chloe Zhao. Gunn libero. La mamma della troma è sempre incinta. Sì. Ozio, rischia la caput se tira troppo la corda sul comic, dice Dottor Scano. Quindi sul comedy. Non lo so, allora anch'io l'ho interpretato così sul comico. Ma no, che cosa vuoi aspettarti da Baby Groot? Bello, ma trash, mi piace, dice Evans. Ma non è trash. Allora, quindi sono 5 episodi. Non ho capito se escono tutti insieme uno alla volta. Probabilmente escono uno alla volta. Allora, no, una alla volta. Sono già dei corti, ragazzi. Secondo me escono tutti insieme. Esco tutti non mi volete mica dare 5 minuti alla settimana. Ma che stiamo scherzando, veramente. Secondo me non ci sono tutti insieme. Sì. Comunque poi magari quella settimana non c'è nient'altro che 5 minuti brutte, basta. Dai. Però voglio beccare il nostro caro Chas Murphy, che di solito è abbastanza... è già I Am Groot Season 2 in development. È già in produzione. Vabbè, che cacchio vuoi da questo. Comunque sono 5 corti sono 5 corti. Potrebbe essere la durata di un episodio di quei corti della Disney, della Looney Tunes, da 6, 7, 8 minuti. Ok? Alla fine sono 40 minuti. Cioè la puntata è come uno speciale di Halloween o di Natale. Certo, per quel pubblico è strano. Il trailer di D&D è bello, mi piace il tono cazzone. Il trailer dei film Marvel, che palle questa ironia. Sì, abbastanza. Cosa c'è? Perché hanno twittato su Cloak & Dagger? Ah, ok. No, niente. Se Cloak & Dagger li rilancio nell'MCU e non fare quella vaccata che hanno fatto lì su FX. A me non era dispiaciuto Cloak & Dagger. L'hanno fatto troppi teen. Io e Cloak & Dagger erano due personaggi che io amavo quando comparivano Spider-Man, che hanno tutto un background legato alla droga, alle dipendenze, e avevano questo fatto che erano diventati codipendenti per evitare di subire danni per via delle droghe, così. Quindi lui era oscurità e si nutriva della sua luce, e lei era luce e si nutriva della sua oscurità per mantenere un equilibrio. Ed era molto forte come cosa. E poi erano dedicata alla caccia agli spacciatori nei vicoli di New York, quindi erano probabilmente, si erano specializzati a quel tipo di ambientazione molto urbana. Ma penso che è stata la prima che hanno ammazzato. Comunque il poster di Amy Groot, vediamo se ci danno news. Sì, era abbastanza palese che il focus era. Comunque c'è. Arriverà nel 2023 la seconda stagione di Amy Groot. Ma sarà canonica? Cioè, non credo che sia. La prima è canonica, già l'hanno detto. Ok, aspetta, che stanno twittando su Spider-Man Freshman Year. Arriverà su Disney Plus nel 2024. Arriva l'ospite speciale Eric Henry. Ok, Nico Minoru is the freshman year. Ok, Nico Minoru è Sister Grimm. L'abbiamo vista in Runaways. Quindi tornerà in Spider-Man Freshman Year. Interessante. Lei era forse uno dei personaggi. Comunque Runaways è una bella serie, recuperatela se non l'avete vista. Non canonica. Anche Amadeus Cho in Spider-Man Freshman. Ma che cazzo, Runaways, sì. Quindi sarà un gruppo teen. Quindi Amadeus Cho e Nico Minoru saranno presenti in Spider-Man Freshman Year. Amadeus Cho non ha ancora un personaggio ufficiale nell'MCU. Credo che l'attrice che ha interpretato Nico Minoru tornerà a doppiare. O magari cambi, gli danno un nuovo design. Mi dispiacerebbe, perché lei era molto, molto affascinante come personaggio.
Sì. Vediamo se c'è. Ok, c'è Laurel Ridloff, che è la Macari di Eternals, che è presente al San Diego Comic Con. Annunceranno qualcosa di Eterni e Dave? Speriamo. Dave? Eccomi qui, scusami, mi sono distratto un secondo, volevo bere dell'acqua. Perché c'è caldo, dicono. Anche Harry Osborn sarà in Spider-Man Freshman Year. Le disgrazie non vengono mai da sole. Sì, ho visto Evans, ho visto. Sì. No, io ti ho detto, secondo me gli Eterni saranno legati ai Fantastici 4. Anzi, i Fantastici 4 saranno legati agli Eterni. Ci può stare, ci può stare. No, perché più di un'occasione nel film hanno citato le energie cosmiche. Sì. Che sono praticamente la fonte dei poteri dei Fantastici 4, e secondo me l'evento spaziale che ha causato i poteri dei Fantastici 4 è quella sorta di singolarità che si crea quando Arishem scompare alla fine di Eterni, quando fa vedere che rapisce gli Eterni alla fine del film, e si crea quella sorta di buco nero lì, e secondo me rilascia dell'energia e faranno vedere che i Fantastici 4 sono nello spazio in quel momento. Sì, sì, ci può stare assolutamente. Se, tanto c'è vedo, il primo... male, vedo male soltanto la post credit degli Eterni, quella con Ristai, tutto quel filone con la cicciograppa. Ciccio Grappa, esatto. Pippo? Sì, quello con Pippo il Troll, sì. Pippo che era doppiato da Patton Oswalt. Da Patton Oswalt, che abbiamo visto ieri. Non vado pazzo per quella parte lì. Comunque questo è il concept di Spider-Man. Quindi Spider-Man sarà con questo costume. Beh, dai. Spider-Man Freshman, con lo zainetto. Vabbè, molto sì. Rudimentale, le scarpettine da ginnastica. Ogni tanto bisogna cambiare per questo è Spider, questo è Peter Parker. Ho questo visto... è Spider. Ho visto costumi più brutti di Spider. Sì, sì, a parte che è animato, va bene. No, ma io parlo di serie animate, cioè quello lì in cui viaggiava nel multiverso, non mi ricordo come si chiamava, c'era un costume blu bruttissimo, fluorescente. Harry Osborn in Spider-Man sì. Freshman Year. Vabbè, ci fanno vedere qualcosa, ok. Peter Parker mi ricordo quello del graficamente, mi ricorda un altro. Allora, ok, abbiamo Peter Parker, Nico Minoru, Lonnie Lincoln, Amadeus Cho, Harry Osborn e altri. Quindi abbiamo parecchi personaggi comunque conosciuti. Aspetta che voglio vedere questo concept. Ah, ok. Daredevil apparirà in Spider-Man Freshman Year. Col costume giallo e nero. No, col costume nero. No. È grigio. Che ha avuto nei fumetti. Per un certo periodo. Ok. Il Demolitore. Quindi non Daredevil. No, Demolitore è Daredevil. Vabbè, mo va a capire. No, Charlie Cox. Io su alcuni Twitch leggo proprio Daredevil. Ok, no, quindi Daredevil tornerà in Spider-Man Freshman Year. Quindi poi dice che Charlie Cox lo doppierà. Sì. Charlie Cox lo doppierà. Sì. Quindi, perché il Demolitore, cioè il Demolitore è un personaggio dei CD di Thor. Lonnie Lincoln dovrebbe essere Tombstone, quindi un futuro cattivo, perfetto. Tombstone. Ok, Freshman Year include i villain Unicorn, Camaleonte, Scorpione, Speed Demon, Tarantula, Rhino e Doc Ock.
potrebbe essere molto molto interessante, questo. Speriamo che sia carina, sì, sì, bisogna vedere il target a cui indirizzato. Ma diciamo che di solito le serie animate di Spider-Man sono sempre state un vero male caruccio. Quelle anni 90 poi, secondo me... No, ma pure quella l'ultima, quella Ultimate, dove c'è lui che fa squadra con Nova... E Luke Cage. Luke Cage, era caruccio. Sì, quella è un pochino... un target un pochino più basso. Secondo me la serie perfetta era proprio quella degli anni 90, con quell'oscurità dietro... con le varie storyline, poi c'erano i personaggi, c'era Daredevil comunque che appariva, c'era Blade, no, c'era Morbius, Morbius con quattro cazzi. Comparivano tutti. The Punisher, la run finale, la storyline finale, quella di Madame Web, dove appariva anche Stellì. Giuro che se tutti i cattivi di questa serie sono tutti a Raft, smatto. Vediamo, non lo so... Comunque avremo... È interessante questo Spider-Man Freshman Year. Noi le davamo 2 lire e comincia a essere abbastanza interessante. Dai, 2 lire no, però non sapevamo ancora nulla e quindi... Quindi... Vedremo. Adesso credo che si punteranno su X-Men e le altre 3 serie. Abbiamo ancora 1 ora di panel, quindi dovrebbe... Dove vedere X-Men 97. Se no prende a capocciate questo panel dell'animato. Si comincia ad essere interessante, cioè comincia ad avere un suo perché. Dicono anche un Doctor Strange nero in Spider-Man. Sarà vero? Sì. Sarà vero? Dove Spider-Man è nero, un Doctor Strange nero? No, davvero? No, dai. Ma no, nero il costume. Ah, ok. Un Doctor Strange nero. No, è Daredevil col costume nero e grigio. No, vabbè, fino alla distinzione tra Daredevil e Doctor Strange ci arrivo, eh. No, prima era partito, c'era arrivata una news su Doctor Strange. È arrivata una news su Doctor Strange, me la sono persa, ragazzi. Andiamo a vedere. C'è ancora il trademark... Ok, il teaser di Groot. Ok, Harry apparirà in Spider-Man 4, qui comincia a volare puttanate colossali, bello, bellissimo. Ok, eccolo qua, Daredevil e Doctor Strange nero, col costume nero. Spider-Man Freshman Year, confermata la voce di Charlie Cox. Hai visto? Beh, Charlie Cox ormai si è capito che l'hanno preso ecco sotto chiave. Doctor Strange apparirà in Spider-Man Freshman Year. Colonna di sinistra. Sì, adesso stavo guardando. Spider-Man and Daredevil are going to team up in Spider-Man, quindi faranno team up in Spider-Man Freshman Year. Cominciano ad arrivare le prime immagini. È uno stile molto particolare di animazione, molto particolare. Sembra un misto tra modernità e antichità, però quell'antichità non da anni 2000, ma da proprio da quegli anni dove c'era Spider-Man e i suoi fantastici amici. Quella con la prima serie di Spider-Man. E potrebbe essere un altro stile di animazione rispetto a What If, o a M. Groot, che è comunque un live action. È uscito il teaser trailer della 4ª stagione di Atlanta, che dovrebbe essere l'ultima. Ok. Non so se voi la seguite. Io non l'ho mai vista. Quella con Danny Glover. Esatto. Donald Glover. Don Glover. Sì. Che lì c'è praticamente dove ha debuttato l'attore che poi ha fatto Fastos in Eternals. Ok. Che fa praticamente la parte di un rapper. Sì.
Comunque abbiamo il concept di Doctor Strange. Sembra un Doctor Strange preso dalla serie anni 70. Cioè, se voi vedete, è un Doctor Strange. A meno che... no, perché Doctor Strange nei fumetti originali era molto più simile a Robert Downey Jr. Ecco i villain. Scorpione, Doc Ock, Camaleonte, allora. Rhino, Speed Demon, Tarantula. Molto molto interessante. Non credevo che io credevo che fosse che prendessero a piene mani dalla mitologia di cioè proprio tutta la mitologia di Spider-Man con proprio i suoi villain. Credo che in forma animata possono fare un po' quel cazzo che gli pare. Ah, io l'ho detto, io spero che facciano un universo animato che ti permette comunque di destreggiarti meglio e rendere le cose un po' più variegate. Vediamo che arrivano alcune. Ok, What If seconda stagione arriverà nel 2023. L'anno prossimo. Sì. Ok, andiamo a vedere. What If show. Allora, i Guardiani e Ego. Ah no, Ela, i Guardiani Ego, Shang-Chi, Scarlet Witch, Korg, Tony Stark, Valkyria, Thanos, Cap, Bucky, Black Widow e i Dieci Anelli e more. Quindi pare... What if. Sì. Quindi vedremo roba più recente che abbiamo visto come Korg, sì, come Thanos, come Valkyria, come i Dieci Anelli, Shang-Chi, Ego, i Guardiani. No, ma Ego e i Guardiani c'erano anche nella prima stagione, eh. Ego compare solamente quando lo viene distrutto da Ultron. No, non ha una parte rilevante. Sì. Quando Ultron distrugge l'universo, fa vedere una scena breve dove distrugge anche Ego. I Guardiani, bisogna vedere quale versione dei Guardiani faranno vedere. A questo punto niente Eterni, però, al momento magari ci annunceranno qualcosina. Qui c'è ancora il trailer di Dave. Che hai da dire su questo Spider-Man Freshman Year? Allora, il fatto che attingano dalla storia classica, dalla tradizione di Spider-Man, ci può stare. Il fatto che si discosti quindi dagli ultimi Spider-Man ancora di più, anche perché l'umorismo che hanno provato a inserire nei film, nelle serie animate, secondo me si sposa meglio col personaggio. Quindi potrebbe essere davvero di più e collegarsi alle serie che abbiamo sempre visto dell'Uomo Ragno ed essere quindi un pollice su per questa serie. Non vedo nulla di male, sanno benissimo cosa fare, si vede, hanno le idee molto chiare. Non so se saremo noi il pubblico di riferimento, ma chi se ne frega, giusto, è così. E quindi ci sta, dai, per me per adesso è un sì. Spider-Man Freshman Year estreno 2000, official 2024, estreno dovrebbe essere estate, quindi questo periodo. Ok, qua si parla di What If, stagione 2. 2024 è troppo lontano. facciamo tempo a cambiare due governi. Ma il governo è proprio l'ultima cosa, qui tra cavallette, disastri ambientali, il clima, non gli incendi, i cinghiali. Pandemie. Shang-Chi sarà presente nella stagione 2 di What If. Ok. Episodio ambientato nella saga 1602. Figata, cioè 1602 è una delle mie run di Gaiman preferite. Ce l'ho completa con le
con tutte le copertine. Hanno già ok, dovrebbe arrivare il trailer di What If e hanno già confermato la terza stagione. Vabbè, ma What If, volendo, se la vogliono fare e che saranno sia collegate che slegate, nel senso che possono fare 8 episodi di cui uno poi si allaccerà all'MCU generale, possono inventarsi tante storie, potrebbe essere una cosa carina. Ok, ma non ho capito, 1602 sarà uno degli episodi di What If? Credo di sì. Comunque confermato l'arrivo all'inizio del 2023. All'inizio del 2023, ok. Sì. Arriverà all'inizio del 2023, quindi credo a gennaio. Quello che fu la collocazione di WandaVision. Vabbè, penso, vediamo se domani faranno una line-up. Sì. Quando faranno il ritorneranno Captain Carter e Black Widow. Quindi quelle Captain Carter e Black Widow che abbiamo visto sul finale. Ok. Questa annuncia San Diego Marvel What If Season 2 in Original Series Streaming Only 2023. Ok, perfetto. Marvel Zombie. Quindi What If ci siamo. Dovrebbe... Non so se hanno detto che forse trasmetteranno il trailer. Mi sembra di aver capito che trasmetteranno il trailer di What If Season 2. Ok, include la storia di Ela, Odino contro il Mandarino, Captain Carter meeting Winter Soldier e Tony su Sakaar with Valkyrie e Hulk. Quindi al posto di Thor c'era Tony Stark con, okay, con Valkyria e Hulk. Ok, dovrebbe iniziare qualcosa su Marvel Zombie. Stagione 3 di What If confermata, ufficialmente confermata. Quindi arriverà, credo, nel 2025 a questo punto, fine 2024-2025. Quindi abbiamo una nuova serie animata ufficializzata. X-Men se lo tengono per ultimo, Luca? No, è quella più attesa, ovviamente. Volevo vedere se vedevano un trailer. Sei curioso, David, di vedere un trailer di What If? Sì, sì. Mentre per X-Men c'è già qualche data. X-Men e hanno detto estate 2023. Almeno l'avevano già confermato. Non andiamo troppo. Arriveranno forse due nel 2023 e due nel 2024. Quindi io credo che Marvel Zombie e Spider-Man arriveranno nel 2024. What If e X-Men arriveranno nel 2023. Con comunque I Am Groot, che comunque fa da un po' da... Vabbè, I Am Groot non è animazione, quindi non c'è. Però te l'hanno presentato nel panel animato. È un po' come l'animazione del Re Leone, diciamo. Però ci saranno comunque personaggi live action. Eh beh, se c'è Rocket è comunque computer grafica, eh. Lo so, però dovrebbero esserci anche gli altri guardiani, dovrebbero comparire. Vedremo. Stavo vedendo se riuscivo a vedere un trailer. Non so perché tra i vari feed Marvel Studio stanno comparendo immagini di gatti. Di gatti. Sì. Comunque, Marvel Zombie include Bucky, Cap, Ghost, Captain Marvel, Scarlet Witch, Yelena Belova, Kate Bishop, GBU, Death Dealer, non so chi sia, Shang-Chi, Red Guardian, Kamala Khan, Okoye, Black Widows e Icaris. Quindi gli Eterni tornano in Marvel Zombie. Ma che filaccia de merda che gli hanno fatto. Mamma mia. Sarà una serie per adulti, qui dicono. Forza. Ok. Intanto vediamo Nico Minoru nei panni di
Sister Grimm in Spider-Man Freshman Year con Peter Parker e Doctor Strange in volo. Bellissimo. Allora, Death Dealer praticamente sarebbe quello lì con la maschera Kabuki, tipo Kabuki che si vede in Shang-Chi, quello dell'istruttore. Ok, ok. Prima immagine di Minoru come Sister Grimm. È un panel decisamente in stile Marvel, cioè che ti buttano fuori la roba che devono buttarti fuori. Ci sarà qualche sorpresa, qualche nuovo progetto d'animazione. D'animazione. Sì, però mi sembra molto presto. Ok, no, però, anche Okai, però... Captain America, Abominio, Ghost, Captain Marvel, Scarlet Witch, Okoye. Ok, quindi anche Hulk. Io vedo Hulk qua. Sì. Io vedo Hulk. Beh, magari se c'è Abominio. È classificato Rated R, Marvel sì. Zombie. Vabbè, perché... Lo devi per forza fare in quel modo. Quindi uscirà su Star, su Hulu, no, comunque su Disney Plus. No, Disney Plus, comunque lo fai... Gli metti il non lo fai, contro... Non lo metti a 18, non lo metti 18, metti 16. Marvel Zombie è basata sull'episodio di What If, grazie alla minchia, grazie che non ci eravamo arrivati. Ok. Marvel Zone includerà Yelena, Kate Bishop, Red Guardian, Jimmy Woo, The Dealer. Ok. Volevo vedere molti personaggi della fase 4. Tanto vediamo il Daredevil che apparirà in Spider-Man. X-Men 97. Ok. Dovrebbe essere la prossima serie. Marvel Zombie Rated R. Sì. Sì, sì, Evans. Sì. Quindi il primo prodotto... che ha annunciato quest'anno Rated R, dopo magari Deadpool. Okai Zombie, Captain America Zombie, Abomination Zombie, Ghost Zombie, Captain Marvel Zombie, Scarlet Witch Zombie e Okoye Zombie. Ok, l'abbiamo già visto. L'abbiamo già visto. Red Zombie Zombie. Red Guardian. Ok. Volevo vedere se comincia... Ecco Death Dealer. È questo, sì sì. Ecco, ci sarà un episodio team up Yelena Belova, Kate Bishop in What If. Sì. Ah, What If animato. Animato, sì. Ok. Dottor Scano, il panel di scissione c'è stato ieri sera e non hanno detto o fatto vedere assolutamente nulla. No, hanno... si sono bullati del loro successo. Giusto. Hanno raccontato qualche aneddoto sul fatto che hanno contattato medici, ingegneri per tutta la questione degli impianti dei chip. Alla fine è stato più un Q&A in cui hanno raccontato come hanno realizzato la serie. Vabbè, ci sta, dai. No, ma è ok, prima immagine da Marvel Zombie. Icaris. Credo che sia Icaris questo, sì. Eh sì, perché tra tutti i personaggi che sono stati annunciati l'unico è buono. Sono dall'esplosione. C'è esempio. Questa armata alla Walking Dead. Sembra la selezione del personaggio di un videogioco. Sì, Street Fighter. Vabbè, non... diciamo che sono un po' appiattiti, quindi sono disegni 2D, diciamo, sembrano più concept. Non è totalmente zombie, Icaris. Vuol dire non è totalmente zombie. Icaris will not be a full zombie. Ma è zombie o non è zombie? Ecco, è come... è un po' incinta. Infatti. Forse. Cioè, che vuol dire che non è in quanto eterno riesce a controllare in parte la sua natura zombie, cioè che non... poi non è umano, come fa a diventare zombie? Infatti non è totalmente zombie.
vabbè. Insomma, in base all'umore. Quindi la famosa puntata Tony su Sakaar insieme a Valkyria e a Hulk, cioè, come nei fumetti, uno zombie che ha combattuto la fame. E vabbè. Dice. Qual è il prodotto che vi ha incuriosito di più al momento? Tra What If, Spider-Man, Groot? Perché... Sì, Groot ormai ha spaccato. Luca? Cosa? Qual è il prodotto che ti ha incuriosito di più al momento? Ma diciamo che Spider-Man mi piaciucchia tanto perché mi dà proprio le vibe di minestrone Marvel, dove vedrai un sacco di personaggi che si alterneranno nelle varie puntate. A me queste cose qua mi piacciono. Sì. Spider-Man, quello che mi ha sorpreso più in positivo, a parte Groot, che comunque è stato molto divertente, dovrebbe essere molto divertente, ma Spider-Man non mi aspettavo questo tipo di prodotto, cioè questo prendere pienamente mano della mitologia Spider-Man e inserire personaggi come Charlie Cox, Daredevil o Doctor Strange, non me lo sarei mai aspettato. Comunque dovrebbe iniziare X-Men, eh? Però il Doctor Strange non hanno detto, al contrario invece di Daredevil, che tornerà a Cumberbatch a piarlo, eh? Ma potersi, visto che non ci sarà nemmeno Tom Holland, e come non c'è stato Robert Downey Jr. a doppiare Iron Man, non credo che ci saranno tutti i doppiatori. Neanche Scarlett Johansson ha doppiato Natasha in What If. Natasha è stata molto protagonista in What If. What If, molti, perché era nel pieno della diatriba Black Widow Disney Plus, però no, vabbè, era la produzione della serie animata è iniziata molto prima rispetto all'uscita. Sì, anche perché aveva doppiato già Boseman, era già morto da un anno. Dovrebbe iniziare X-Men, Luca. Ok, io sono già nudo. Foto, webcam, facciamo credere. Cam, mettiamoci in cam, facciamoci bannare come solo noi sappiamo fare. Cioè, ma possiamo farci bannare per essere nudi per vedere il sì e non come fanno negli altri siti ASMR. Faccio anch'io ASMR. Io tra un po' devo andare a mangiare, quindi volendo potremmo fare un ASMR mentre cucino. Vediamo Elizabeth Olsen, che ricordo si è sposata o si sposerà. Vi invito al nostro matrimonio, siete tutti invitati, vi dovete portare il mangiare e la sedia da casa, mi raccomando. Quindi se è così risparmio la busta. Beh, che pezzente però. Non sei più invitato al mio matrimonio. Ho capito. Tanto, ok, X-Men. Qualcuno sa il numero di Feige? Ce l'ho io, dopo te lo do. Ecco X-Men 97, prima immagine. Oh, c'è la formazione originale. La nostra cara Rogue, Gambit, Wolverine, Jubilee, Ciclope, Tempesta, Jean Grey e Bestia. Non c'ho le lacrime. Sono emozionatissimo di questa. Anche se è così, sembrano dei trasferelli, però. Però bello. Sì. Di Marvel Zombie non hanno detto nulla, la data di uscita. Ok, quindi probabilmente arriverà nel 2024. Questo che è? Ok, Marvel Zombie, siamo ancora qua su Marvel Zombie. Visto, c'è un'immagine, Marvel Zombie, che si vede... 2024, ok. Release 2024, perfetto. E manca Xavier.
Manca Xavier Evans. È sta negli voglio Illuminati che... Xavier. Voglio vedere che è morto. È morto per mano di Wanda. E che è ambientato in quel mondo. Devo vedere. Manca Xavier con la macchinozza gialla. Con la macchinozza gialla. Vediamo. Chi saranno i vini? Manca che Magneto. Non vediamo Magneto. Vabbè, sono solo. È la formazione degli X-Men. Sì. Sì. Che bella la serie degli X-Men. Sì, quella di Spano. Che cazzo. Ah, sì, è bella. L'hai mai vista? Volevo vederlo su Disney Plus, ma niente. Ma lo sai l'inglese? Un pochino, sì. Allora, potrei vederlo in inglese. È un problema. Sottotitoli in inglese. Ci sono i sottotitoli in inglese. Eccolo Magneto. Magneto. No, Magneto. Nuovo leader degli X-Men. Sì. Allora, perché ne... Se riprendono la line-up dei fumetti di Claremont, Magneto, con questo costume qui, dopo che viene processato a Parigi per crimini di guerra, lui si converte e diventa il leader degli X-Men, perché Xavier nei fumetti va a vivere nello spazio per stare insieme a Lilandra, che è la regina degli Shi'ar. Comunque confermati i personaggi di Rogue, Bestia, Jean Grey, Wolverine, Storm, Jubilee, Scott Summer, Nightcrawler, Emma Frost, Callisto, Sinister e Magneto. Non ho che line up, Ivan ci ha azzeccato di brutto secondo me. Mamma mia, guarda, vedere Magneto con questo... Dato vediamo con anche... Questo... Ah, c'è anche Cable. Cable, ah. Alfiere, Nightcrawler, Forge... Gli altri non me li ricordo. Allora, quello dovrebbe essere Sunspot. Sunspot? E quello secondo me dovrebbe essere Cannonball. Quindi riprende da New Mutants. O New Mutants. A parte che sono, sì, i vestiti di New Mutants. Forge è uno dei miei personaggi preferiti dei tempi di Claremont. Forge dovrebbe essere uno quello scampato. Se non sbaglio, uno scampato all'epidemia nei Marvel Zombie, giusto? Dovrebbe essere uno che è scampato dall'epidemia. Non lo so. Ok. Cable, Bishop, Morph, Nightcrawler e New Sunspot. Ok. Morph. Chi è Morph? Mi chiamo Morph. No, quello è Morb. Mork. Morph, aspetta, c'è la foto? Sì, dovrebbe essere quello che sembrava Forge. No, è questo Morph, mutaforma. Morph è... Allora, Morph l'hanno... Allora, ecco, quindi... Morph, tra l'altro, l'hanno ripescato... perché è un personaggio che è esistito solamente nell'era di Apocalisse, quindi fantastico. Guardate Magneto con la M di merda davanti. M è bruttissima, però ve lo dico. No, ora ti trovo quella, sa molto di 97, ci sta. Ma questo costume qua è antecedente agli anni 90. Ok, Magneto leader degli X-Men, credo che sia la notizia. Ok, qui ci sono ancora alcune news da What If. Intanto c'è Disney Plus, Magneto, anche Disney Plus ha twittato che Magneto è il leader degli X-Men. Ok, io mi aspetto un nuovo annuncio, manca mezz'ora alla fine del panel, eh. Cosa ti aspetti, io? Non lo so, abbiamo già visto tutto praticamente. Poi ti mando
la foto del fumetto del processo a Magneto. Ok, sinistra, Emma Frost, Sebastian Shaw, Calypso, Val Cooper. Non so chi sia. Tu mandamela su Telegram, Luca. Ah, ok, trovo un Telegram. Ah, la copertina del fumetto Processo Magneto. Sì. Diciamo è una delle cose, X-Men di Claremont probabilmente per me è come la Bibbia, con la M davanti, con la mega M davanti, ma anche Colosso. Però c'era Colosso, allora, nella serie degli X-Men, se vedi nella copertina. Aspetta, da attimo, stanno gli X-Men che stanno combattendo contro i Vendicatori, cioè tra cui si nota sulla sinistra Carol Danvers. Marvel Studios Scarlet Witch Series will be released in 2026, official news. No, non credo. È ufficiale Xavier di Multiverse, quello della serie animata. Se è ufficiale, ragazzi, io vado sotto a casa di chi mi insultava e gli sputo in un occhio. Fammi un breve recap. Cosa mi sono perso di questo Multiverse Saga? Che cos'è? No, Multiverse Saga dovrebbe essere il cofanetto finale. Come l'Infinity Saga. Ok. Diciamo, quando finirà tutta la saga di Kang, uscirà un cofanetto con il nome Multiverse Saga. Cioè, è come Infinity Saga. Sì, però... C'è anche Sinistro. C'è Mr. Sinister, sì. Il buon... In inglese è Mr. Sinister, in italiano è Sinistro. Sì, che dovrebbe essere il vice di Apocalisse, giusto? È diventato il vice di Apocalisse. Fall 2023, però... l'avevo detto. Bisogna vedere se gli daranno le origini che gli aveva dato Claremont, o se gli daranno le origini che hanno dato dopo Claremont. Perché un Claremont sinistro era un mutante che è cresciuto nell'orfanotrofio insieme a Scott Summer e al fratello Alex Summers. Fall è primavera? Autunno? Cos'è? Fall è autunno. Autunno 2023. Quindi abbiamo What If Season 2 all'inizio, gennaio, febbraio, e autunno abbiamo X-Men con I'm Groot. Ah, ci sono 2. Le sentinelle. Ci sono anche le sentinelle. Sì. Forza. Comunque, già ho visto solo due o tre cose, mi sono emozionato. Ragazzi, se davvero Xavier è... Ecco, questa domanda devo fare per capire un po'. Ma Xavier non è quello che è già apparso nell'MCU, vero? Xavier è quello che è apparso in Doctor Strange in Multiverse of Madness. Ma, cioè, quindi l'abbiamo perso, è finita così. È morto, sì, è morto. Vabbè, tanto che... Quindi, allora, ecco, allora, sto vedendo la foto di Sinistro, che implica una cosa, perché si vedono, oltre a Sinistro si vede l'Hellfire Club. Bellissimo il club infernale, sì, in italiano. Con Mr. Sinistra, Emma Frost, Emma Frost che qui Shaw. È la regina bianca, poi c'è quella in fondo a destra, Calypso. Ancora, è Calypso, no, non è Calypso, è Callisto che è la leader dei Morlock, ok, quella che abitano sottoterra, sotto, esatto, nelle fogne. Quindi spero che facciano la storyline con Tempesta, che si sfidano a duello con i pugnali. Emma Frost, Sebastian Shaw, Callisto e Mr. Sinister sono i villain di X-Men 97. E l'altra sinistra chi è? Quella a fianco a Sebastian Shaw? La sua segretaria? Ho capito, ma la segretaria nella foto per far vedere. Cioè, è come
È come quando fai la foto di Natale, inviti il figlio dei vicini che sta a guardare, dice pare brutto. Comunque abbiamo tre fazioni. Quella capitanata da Cable, Bishop, Nightcrawler e gli altri, Sunspot, gli X-Men, comunque nella sua formazione ufficiale, guidati da Magneto, e i villain. Comunque abbiamo tre formazioni in questa serie. Eh no, perché c'hai, se ogni foto è una fazione, diciamo è una rivisitazione un po'. Perché comunque, se quella di Cable è una formazione a sé, non saranno i Mutants, ma saranno gli X-Force. Perché comunque Cable poi da Cable diventa leader dei New Mutants cambiando di nome. Perché i New Mutants erano il gruppo di studenti che erano capitanati da Magneto. Quando Magneto era preside dello Xavier Institute. No, mi devo andare a rileggere tutti i 15 anni di Chris Claremont, ovviamente, che veramente. Era una cosa stupenda. Molto interessante questo panel, molto molto interessante. Abbiamo scoperto alcune cose. Gli unici ad essere non essere rinnovati sono Marvel Zombie e Spider-Man, che comunque credo che volevo vedere qua. Ok, l'abbiamo già visto quella su What If. Esatto, sia What If, che è stata rinnovata per una terza stagione, X-Men sono già in fase di la seconda stagione di X-Men 97 sono già in fase di sviluppo. Quindi, Luca, sei Pochissimo. contento? Non so. No, il fatto che abbiamo preso a pieni mani a livello grafico da Claremont per me, dal periodo di Claremont per me è già qualcosa di stupendo. Ok. Cioè, non vedo l'ora che che arrivi Paul 2023, autunno, il prossimo autunno. Beh, il 2023 comunque si preannuncia un altro bel anno pieno di prodotti Marvel. Non c'è solo. Spero che le sappiano distribuire meglio, perché gli ultimi 2 anni è stato un po' pesantuccio. Finiremo con Black Panther questa. No, scusa, c'è lo speciale di Guardiani di Natale e inaugureremo con What If. Abbiamo comunque sei film anche di un certo livello. Abbiamo Quantumania, The Marvels e ancora quel film che probabilmente domani verrà rivelato. Perché non posso lasciare un film per sbaglio, non sappiamo che cacchio de che deve uscire. No, ma devo uscire, vabbè, l'episodio, Anche Guardiani della Galassia volume 3 deve lo esce. speciale Werewolf. Quest'anno abbiamo She-Hulk, Werewolf by Night, Black Panther, lo speciale di Natale Groot. dei Guardiani e Groot. Quindi abbiamo ancora tanta roba Marvel. Vi informo che i corti di Groot li recensiremo tutti. Ma anche sì, ci sta assolutamente. Sì, Se volevo saranno vedere. piccoli possiamo anche reactare. Ok, al momento abbiamo ancora 20 minuti di panel. Magari finisce prima, o magari ci buttano altre due o tre serie annunciate, magari in ipotetico 2025-2026. Sembra un po' presto, però. Ah sì, mi sembra un po' presto, perché poi il prossimo anno il Comic Con cosa fai? Niente? Non ti Dici le stesse presenti? cose? Non ti Esatto. presenti, Dave? È palese. Ma Non. non bisogna. Non c'è un. No, ti presenti e presenti qualche trailer di qualche prodotto che deve uscire. Non è. Questo aspetto qui mi piace poco. Poi comunque devi. Capisco.
scusa, cioè, comunque c'è dei prodotti che ciao Eli sono stati presentati e dovranno, li dovrei comunque far vedere, tipo ne so, se devono uscire, se deve uscire la serie di Thunderbolts, cioè comunque fare un panel dove presenti il cast e dove interagiranno il pubblico, cioè a fare cose ci stanno, cioè non è, cioè, tu dici solamente che partecipa il cast di Thunderbolts che comunque si sa qual è, la gente è felice lo stesso, lo va a seguire dal vivo. Ok, confermato. Rete D'Ar, abbiamo proprio un marchio, Marvel Studios Rete D'Ar, e Marvel Zombie ne fa parte. Mi sembra un po' come una serie animata. No, beh, ci sta, perché comunque la devi fare. Però sullo stile dell'episodio di What If, non credo che sia qualcosa di veramente disgustoso al limite dell'universo. No, però capito, tu comunque la libertà di fare il sangue rosso, cioè, allora è sotto 17 anni, 18 plus, no, poi è under, restricted under 17, quello che mi ha fatto vedere tu, un mondo gossip, dov'è? Nella colonna Marvel Studio, ok, c'era quello che mi hai fatto vedere tu, ecco, Mundo Gossip. Mundo Gossip, dove c'è Marvel Restricted, ecco qua, minore di 17 anni accompagnati, sì, che insomma non è 17 anni, comunque può già andare a, vabbè, è una questione del, in America c'è sta la censura proprio dei fumetti, in base devono mettere un bollino se in quel fumetto trattano di un determinato argomento o se ci sono delle scene particolari, e anche qui loro sanno, se c'è il sangue, già il colore sangue tu comunque lo devi fare non più almeno 16 anni, sì. Poi se ci sta il linguaggio è top, cioè in base a quelle cose che ci sono, poi uno dice ma è più violento quello, è più sboccato quell'altro, però la regola del, infatti molto spesso le cose che sono vietate ai minori 18 anni in America, da noi non arriva, al massimo arriva a 14 anni. Comunque abbiamo la prima immagine di Norman Osborn in Spider-Man Freshman Year, eh? Confermato. Il nostro caro Norman. Con zia May, sarà zia May quella lì. No, non credo, so, che sia la mamma. Però di no, quello di no, troppo giovane. Non lo so. Però vedo che comunque continuano a venire fuori. Concept. Cos'è questa? I Am Groot rinnovata per una seconda stagione. Sì, ok. Ecco, Yelena Belova. Ecco il, mamma mia, santa. Che abbiamo immagine. Ecco, Yelena Belova in Marvel Zombie. Dovrebbe essere un team. Un team anti-zombie. Quindi abbiamo sia Kate Bishop che. Ci basta pure qualcuno. Un umano. Annunciato, ok, siamo ancora qua. Storia di Ela, stanno comunque continuando a uscire le news che ci hanno fatto già vedere. Harry Osborn ancora, Norman Osborn con Spider-Man, un Spider-Man abbastanza rudimentale, credo che siano leccate queste cose, perché non... Allora io sto aspettando che fanno vedere qualcosa di basta. Ormai credo che, insomma, a meno che non cominciano ad annunciare nuova roba, il panel lo, no, è finito. No, e lì che li cazzano qualcosa di X-Men invece che basta, no? Leccate cose che mi interessano, non leccate,
solo Spider-Man. Cioè, è una richiesta quelli sul posto. Però non abbiamo trademark, quindi... Ok. Siamo ancora con i trademark che abbiamo... Quanto sono belli i villain così. Sì. Niente, sul Deadline invece... che stanno per lanciare su Fox non c'è più Fox. Un altro in America, però, ah, okay. Su un canale Fox una nuova linea di trasmissione, no? Gordon Ramsay sta per lanciare su Fox un canale dedicato a se stesso, cioè Fox sta per lanciare un canale dedicato solo a Gordon Ramsay. Ma ci sta, perché se facciamo un documentario in Italia dedicato a Mahmood, Gordon Ramsay può tirar fuori anche tutto un canale dedicato a lui, non solo trasmissione. Un documentario su Wanda Marchi mi sembra giusto, quello su Gordon Ramsay. Figurati, cioè Gordon Ramsay presidente subito, santo subito. Beh, c'è anche Cannavacciuolo che mena con Fabbro. No, beh, sì, voglio un canale interamente su Cannavacciuolo che mena gente. Vai in giro, ti dice che fai cagare, poi ti mena, tira gli schiaffoni. Ah, poi facciamo le vittime di Cannavacciuolo riprese di spalle all'ombra. Dicono sì, mi ha picchiato. Col segno della mano grossa. Ma perché mi vengono queste grandi idee, bellissime idee? Dovrebbero pagarmi quando mi vengono in mente queste cose. Ci vengono in mente queste cose. Comunque sono già immagini viste. Abbiamo già visto le immagini. Vediamo che cosa ci mostrano. Credo che ormai non ci dicano più nulla. Mancano... Non so se è finito il panel. Credo che sia finito. Ok, Sasquatch esiste in un universo di What If? Ok. Beh, Sasquatch fa parte di Alpha Planet. Quindi arriverà nell'universo di Captain Carter di What If? Perché Sasquatch è ci sono... Gli Alpha Flight ovviamente sono i vendicatori canadesi, di cui faceva parte anche Wolverine. E comunque Dottor Scano dice Bad Davis e la D'Urso un programma televisivo di un pomeriggio intero. Infatti, santo subito Gordon Brown. O Cannavacciuolo Channel. Sì, però quello rete da... Lanciamo l'hashtag Cannavacciuolo Channel. E bene la gente per strada, che bello. Mi stai a fare? Dai, su, buttaci fuori un prodotto nuovo. Una serie animata dedicata a Squirrel Girl. Che potrebbe arrivare, Ma anche no, dai. Che potrebbe arrivare. Oppure Howard il Papa. O Howard il Papa. Ah, datesela subito. Ok, è un grotto. Comunque, confermate le seconde stagioni di... Non credo che ci diranno nuovi annunci. Se ce lo danno, ce lo danno domani. Ma mi sembra strano che potevano darcela. Poi stanno arrivando notizie solo su The Walking Dead. Quindi credo che alla fine... Sia arrivato agli sgoccioli questo panel. Stato Marvel Studios. È un piacere. Ok. Vabbè, mi sono emozionato perché comunque qui poco che ho visto, che non è poco, mi ha esaltato non poco. Cioè, vedere Magneto con il costume... con la M gigante, quello vecchio, vabbè, perché a me mi ha riportato parecchi ricordi.
A me quel Magneto lì mi faceva impazzire, era diventato il mio buono preferito della Marvel. Twitter ripetuti, vediamo che cosa ci dicono. Sì, vedo arrivare comunque notizie. Comunque vedo comunque che refreshano abbastanza. Credo che non arrivi più nulla. Perché c'è... ok, c'è... Me watching Uncle Ben getting killed again in Spider-Man Freshman Year con Patriota, che probabilmente ammazza qualcuno. Ah, bellissimo. Niente. Ok, Will Poulter è stato avvistato al San Diego Comic Con. Will Poulter farà Adam Warlock in Guardiani della Galassia volume 3. Tanto c'è un tizio che ha già fatto la reaction al trailer di I'm Groot. Vediamo il Sauron bianco. Non credo che ci sia ancora qualcosa. Sono sempre tweet ripetuti. Però vediamo questo. Zia May e Peter, un giovane Peter. Spider-Man Freshman Year. Tornerà Marisa Tomei a doppiare Zia May? Non sapevo avesse preso... me no. Non sapevo avesse preso Eminem per interpretare Sauron. È più Hayden Christensen che Eminem. Che ti rappa. Non lo vedo bene. Terry Crews in Walking, nello spin-off di Walking Dead? No, sta presentando il panel della... Ok. Comunque Walking Dead inizierà... No, ma dovranno presentare gli spin-off. Sinceramente... Cos'è questa? Cioè, se volevo vedere i zombie, volevo fare i zombie, non volevo vedere... Però ha più costumi... Bah. Vabbè, se... saranno... Allora, questi qua sono dei fumetti... Spider-Man a un certo punto viene perseguitato sia dalla polizia che dalla criminalità organizzata, e quindi per un certo periodo si indossa contemporaneamente quattro costumi diversi, facendo finta di essere quattro nuovi supereroi. Comunque Evans ti dice: ci sarà un trailer di 8 minuti per The Walking Dead. Preferisco un trailer di 8 minuti su Vanna Marchi. Allora, The Walking Dead dura 8 minuti perché praticamente è un trailer di 2, che però tu lo percepi, è un po' come il caldo, che lo percepisci come 8, però in realtà è di 2, perché alla fine The Walking Dead è man mano che va avanti, perché veramente... Io non ho mai visto una sola puntata di Walking Dead. Ma The Walking Dead era finché c'erano... C'era Rick, Grimes, cioè i personaggi principali, aveva un senso. Adesso manca completamente di coesione, di un centro. Cioè, il personaggio più interessante è Negan, che comunque era partito come Nemesi, però... sinceramente è diventato un po' troppo telenovela, un po' troppo un Grey's Anatomy con i zombie. C'è tre immagini di Groot e poi c'è Nico Robin che dice it's cute. Ah, che bello. Comunque mi sa che abbiamo finito, aveva 5 minuti a meno che Nestes termina il panel di anime. È finito ufficialmente. Credo che online non rilascino qualcosa. Può darsi, fino alla quinta stagione era stilisticamente perfetto, dice Evans. Ok, abbiamo finito. Quindi torniamo alla schermata principale. Panel Marvel Studios animato, che non ha dato nuovi annunci
cioè a livello non ha dato nuove serie, ma che ha confermato comunque dei prodotti che potrebbero rivelarsi interessanti. Però oggi è finita, quindi. Sì, oggi è finita, Emma. Oggi è finita, ci vediamo domani con il panel del Warner DC House of the Dragon e poi dopo. Diciamo che Marvel Studios. Come dicevo, è un ottimo lancio per la sezione animazione della Marvel. Sì. Perché questo, diciamo, è un restart dell'area Marvel, diciamo, gestita da Feige e soci per l'animazione, e sono quattro prodotti, forse motif un po' meno, perché, diciamo, però secondo me se lo fanno slegato dall'MCU potrebbe essere una cosa simpatica. Sei rimasto soddisfatto, Luca, di questo panel? Sì, dai. Sì, molto, molto, molto. Diciamo, fanboy Marvel. Fanboy! Fanboy di Snyder, come ci possiamo permettere anche quello della Marvel. Diciamo, però io sono un fanboy più legato ai fumetti, e quindi, diciamo, la mia attrazione per i film e le serie è un po' un legame, uno sfizio legato alla mia passione per i fumetti. Salutiamo Andrea P che ci segue, assolutamente sì, è proprio lui che mi riferivo, assolutamente. E quindi, diciamo, vedere queste serie TV che affondano le mani proprio all'interno dell'universo fumettistico, e tralasciando un po' quello che è l'MCU, mi aggrada molto. Sì. Quindi sono contento. Sono contento. Quindi, soprattutto Spider-Man Freshman Year e X-Men 97 sono, secondo me, i due che mi piacciono di più. Marvel Zombie e What If sono, diciamo, degli appendici dell'MCU, però potrebbero essere delle cose simpatiche e divertenti. Sì, allora andiamo da Dave a sentire, che è un fanboy di Bella Dangers. Vai, che ci dici di questo panel? Allora, mi aspettavo molto meno, sono stato piacevolmente sorpreso, sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Luca. E sicuramente sono serie che non skipperei nessuna di queste cose che hanno presentato stasera, me ne guarderei tutte. Anche What If, cazzo, la prima era brutta. Anche What If. E l'interesse che hanno suscitato stasera è superiore a quello che rimane della fase 4. Non so se per voi è la stessa cosa, però se ci pensate, se abbiamo gli X-Men 97, abbiamo What If, abbiamo Zombie, abbiamo un nuovo Spider-Man che potrebbe rivelarsi molto carino, e non lo so, io vi faccio questa domanda: può l'hype per i prodotti presentati, anche se c'è animazione, non sono proprio cose uguali, eccetera eccetera, però come hype, come vostra voglia di vedere questi prodotti, è superiore o inferiore a quel che rimane della fase 4 cinematografica dell'MCU? Allora, se mi chiedi, X-Men 97 è superiore anche al Signore degli Anelli, a qualsiasi altro prodotto, cioè Bella Danger contro Bella Thor, esatto, anche superiore a Vanna. Cazzo, quello non lo so, No, diciamo che X-Men per me sono troppo di parte per poter dire no, diciamo, cioè io ero già felice quando hanno caricato la serie vecchia in inglese su Disney Plus, quindi diciamo, cazzo, sì, per me, secondo me, X-Men 97 batte qualsiasi cosa ma anche delle fasi passate, ma per una questione personale, quindi sì. Ivan? Allora, io a Dave ti rispondo in un'altra maniera. Nessuno batterà Mia Khalifa in The Boys. Assolutamente sì. Cazzo, è uguale identica. Comunque, ti rispondo in una maniera un po' diversa, differente. Perché noi adesso abbiamo visto
adesso abbiamo visto questi prodotti. Secondo me, con il passare del tempo, l'hype andrà un po' a smorzarsi finché non usciranno nuove news. È la stessa cosa che succede anche per i film e le serie. Al momento non sappiamo nulla e quindi l'hype per il film e le serie è un po' smorzato. Ok? Al momento, se mi dici, ma tu hai più hype per queste serie rispetto ai prodotti cinematografici, io ti dico di sì, ma perché l'ho appena visto. Sicuramente quando uscirà un trailer di Secret Invasion, parlo, o un trailer di The Marvels, magari ti dirò, cazzo, questo mi interessa di più che le serie animate. Però da quello che hanno mostrato sono curioso, ovviamente è interessante. Io sono convinto che comunque sono prodotti, anche la stessa What If, che la prima a me ha fatto cagare a spruzzo, sono convinto che questa seconda stagione potrebbero lavorarci meglio, potrebbero imparare dai propri errori. Quella che mi ha stupito di più è indubbiamente Spider-Man. Non mi aspettavo tutta questa mitologia di Spider-Man, l'universo di Spider-Man all'interno di questa serie, con i villain storici, con tutti quasi tutti i personaggi che derivano dal mondo di Spider-Man, alcuni che derivano anche dagli altri testate fumettisti come Nico Minoru e Amadeus Cho, che comunque Amadeus Cho ha fatto parte comunque del gruppo di Spider-Man, è interessato anche l'Iron Spider, quindi è molto interessante. È bello rivedere alcuni protagonisti che abbiamo visto nei film, che non hanno messo nei film ma hanno messo in formato animato, quindi io sono molto interessato a queste quelle di Spider-Man. Però al momento, se mi dici guarda, tu aspetti più Spider-Man o una serie live action, io ti dico che al momento magari un prodotto live action mi aggrada di più. Però non schifo, o comunque non sottovaluto, questi prodotti animati. Bene, ottimo. Un pare soddisfacente. È stato un pare, cavolo, niente Werewolf by Night domani. Dai, cazzo, domani, porca puttana. Cioè, non lo posso non annunciare, Allora, potrebbe... lo potrebbero rilasciare solo online e non annunciarlo. Cioè, ti dicono, ti esce anche questo. Un po' come Moon Knight, cioè, sponsorizzato un cazzo, ti ho detto, c'è anche questa. No, credo che lo diranno domani. Cioè, visto che era concentrato esclusivamente sulle serie animate, io credevo che magari annunciassero qualcosa di live action su Disney Plus, ma non hanno fatto nulla. Credo che Werewolf arriverà domani. Se è un live action, arriverà domani. Io me l'aspetto. O faranno venire Manuel Garcia Bernal a presentare il trailer. Vedremo. Comunque, allora, riepilogo. Un buon panel, sicuramente meglio di quello di Scissione di ieri sera, che era una palla assurda. Anche se quello di National Treasure mi è piaciuto. Io direi di provare a fare un raidino. Vi ricordo gli appuntamenti intanto, che io mentre lancio il raid, perché ci vuole un po'. Vi ricordo gli appuntamenti. Domani sera alle 19:15 salvo disgrazie, come no, non è stata una disgrazia, è stato una defiance del mio PC, ma siamo riusciti a tirarlo in piedi e a utilizzarlo. Domani sera alle 19 ci vediamo per il panel della Warner DC con Shazam, Black Adam e The League of Super Pets. Dopo continuerà con House of the Dragon e il panel di Marvel Studios, che arriverà alle 2 di notte. Io ringrazio ovviamente Luca e Dave, tanto vedo che Evans spamma l'emoticon di Dave. Per spammare l'emoticon di Dave dovete avere l'abbonamento con Amazon Prime, è gratuito, abbonatevi. Quindi io vi ringrazio tutti, ringrazio anche Rox che è stata qua un pochettino insieme a noi e ha dato il cambio a Dave, e noi ci rivediamo domani. Buonanotte. Ciao. Abbonatevi, grande.
Devi passare a Apple. Cos'è che sta dicendo tutto scano? Ok, andiamo a fare il ride e buonanotte a tutti.